Streaming is on. Marco, mi sa che è partita. Buonasera. Buonasera a tutti. Ci siamo, sì? Sì. Sì. Mi sentite? Sì, sì, la sentiamo. Ah, ok, perfetto. Aspetta, mi metto gli auricolari. Eccoci. Perfetto, io dovrei esserci. Sarebbe andare meglio, no? Mi sentite o no? Sì, sì, la sentiamo. Sì, sì, la sentiamo. Ah, ok, ok, perfetto. Non avevo un feedback, sono passato agli auricolari. E vabbè, quando dite voi possiamo cominciare. Tempo che si colleghino tutti. Ecco. Sì, sì, sì. Quando dite voi. Ci sarà l'assalto all'arma bianca, barbieri e parrucchieri appena finisce questa quarantena. Sì, sì. Come il tempo dalle parti vostre? Qui a Catania è brutto, nuvolo. Ma anche da noi un po' nuvolosetto oggi, un po' sole, un po' nuvole. Se non altro, il clima è dalla nostra, dai. È molto più duro restare chiusi dentro. Sì, sì, certo. Anche se a Pasquetta diciamo che chiaramente deve fare bel tempo, poi l'1 maggio ci sarà il sole che spaccherà le pietre, sempre così. Vabbè, però ragazzi, io sarebbe stato peggio se già fosse iniziata la stagione balneare. Io ricordo l'anno scorso diversi miei amici per il 25 aprile hanno fatto il primo bagno, quindi... Sì, da noi pure così, diciamo. Quindi quest'anno siamo stati graziati, dai. Noi devo ricordarmi. Ecco qua. Già siamo 42. Se vuole provare a dividere lo schermo nel frattempo, così vediamo se funziona per quello. Sì, arrivo. Lo schermo. Così dovrebbe andare, sì? Sì, sì, vediamo già tutto. Perfetto. Allora, questo era pronto. Quando, appena mi date l'ok voi, poi cominciamo. Aspettiamo un minuto e cominciamo. Sì, sì, siamo 50 qui, quindi volendo. Volevo dire voi, ragazzi. Siamo già un buon numero. Ragazzi, riuscite a sentirmi? Perché ho avuto un problema con la connessione.
Sì, si sente se sei Alessia. Penso di No, sì. sono Elisa, però va Ah, bene. Elisa, scusami perché non confondo le voci. No, va bene, volevo una conferma. Aspettiamo Sorbello, tutto qua. No, già c'è. Dov'è? Cioè, si vede, devi cambiare la finestra. Se non mi vedi so perché c'è nebbia in Valpadana, perché sto Ah, ecco. incurantemente fumando. L'ho vista, ti ho visto, un attimo solo che... Sì. Ok, perfetto. Va bene, possiamo cominciare perché Possiamo YouTube va. iniziare. Siamo già a 50, il link a tutti i colleghi è stato mandato, quindi l'ascoltiamo con Perfetto. piacere. Bene, Buon adesso pomeriggio, un io attimo. intanto ti volevo ringraziare Massimiliano per l'ulteriore disponibilità che ci stai dando. Per mostrare il tuo schermo dovresti andare sempre in basso a Sì. sinistra. Ok, Abbiamo perfetto. già fatto le prove tecniche di trasmissione, quindi Ah, ok, perfetto. stavo giusto sistemando una cosa e sono subito da voi. Ok. Allora, questo è così. Perfetto. Allora. Dunque, solo guardare una cosa e ci siamo. Va bene, io ci sono. Allora, intanto mandiamo questa, poi condividiamo lo schermo. Mi sa che devo farlo prima. Va bene, allora, voi siete sempre popolazione mista, quindi sia quelli più grandicelli che quelli più giovani, giusto? Sì, esatto. Perfetto. E allora. Vedete? Perfetto, sì. Va bene. E allora, intanto ben trovati tutti, si fa per dire, ben risentiti, anzi ormai diciamo, funziona così con le piattaforme. Vale la stessa formula di prima, quindi noi abbiamo concordato per parlare sostanzialmente della previsione di difficoltà per la gestione degli aerei e poi magari vediamo se abbiamo margine anche oggi di collocare un po' le varie strategie possibili e poi facciamo un altro incontro su cui mi pare eravamo rimasti per mettere dentro le problematiche della estubazione e la cricotiotomia che vanno d'accordo tra loro. E a parte questo, la formula è la stessa la volta precedente, quindi io vado avanti con le diapositive, ma insomma, se ci sono domande sostanziali o cose che non sono chiare, in qualsiasi momento mi interrompete e riprendiamo le fila della discussione. Ok? Sì. Dunque. Perfetto. Allora, io diciamo, mi è piaciuta l'idea di dare una nuova chiave di lettura al discorso della previsione di difficoltà, quindi parliamo di previsione di difficoltà di gestione delle vie aeree, però ci ho messo insieme il cubo di Rubik e Shakespeare, che voi direte cosa c'entra. Diciamo, spero da qui alla fine di questa chiacchierata che il legame o la relazione tra questi tre elementi diventi un po' più chiaro. E allora, io comincio dalla fine. E comincio dalla fine, questo è un editoriale che abbiamo scritto ormai l'anno scorso insieme all'allora presidente della Società Europea di Anestesia, che è Stefan De Heerdt, e Arash Afshari, che invece è il responsabile del committee per le linee guida. E questo è un po' quello che dovremmo imparare a fare anche nella nostra pratica quotidiana, cioè un cambio di punto di vista, un paradigm shift. Tante linee guida, o meglio, tante linee guida, sì, sono costruite, se volete, su tutti i vari dispositivi che si possono utilizzare quando utilizzare il videolaringoscopio, il fibroscopio, quello, quell'altro, e tante linee guida sono costruite o si basano sulla previsione di difficoltà di intubazione con tutte le strategie che si possono, diciamo, adottare di volta in volta. In realtà, anche un po' alla luce di quello che sappiamo oggi, lo sappiamo soprattutto perché abbiamo imparato ad analizzare criticamente gli incidenti. Diciamo che dovremmo spostare il nostro baricentro e non più pensare in termini di device, cioè di quale dispositivo ci serve per gestire la via aerea, di quale sia il dispositivo magico, ma in termini di target.
cioè la cosa a cui noi dovremmo ambire è il nostro primo goal, quale che sia la situazione, il contesto, l'emergenza, l'urgenza, l'elezione, quel che vuoi, non è l'intubazione ad ogni costo, che questa è quella in cui noi anestesisti, diciamo, è, come dire, un po' l'humus in cui noi anestesisti siamo cresciuti. Io ho cominciato a lavorare che, insomma, tutto era nell'aria, tutto era agitato finché il tubo non era tra le corde vocali. Da quel momento in poi poteva succedere un terremoto, ma eri a posto. E soprattutto c'era anche quell'approccio per cui se tu non riuscivi a intubare uno, non facevi nemmeno in tempo ad arrivare al bar, che già tutti ti guardavano. Cioè, guarda, non è riuscito a intubare, ora devi offrire il caffè a tutti, di qua, di là, andavi in ginocchio sui ceci. Oggi diciamo che un approccio corretto dovrebbe essere quello di pensare che l'unico obiettivo che noi abbiamo è dare ossigeno al paziente, perché nessun paziente muore perché non lo intubiamo. I pazienti muoiono, si fanno il danno cerebrale perché non li ossigeniamo. Quindi il concetto è costruire la nostra previsione, costruire la nostra strategia attorno alla idea di dare ossigeno al paziente, con la speranza o con la consapevolezza di riuscire a darglielo con un tubo, ma se non è un tubo che sia una mascheringea, se non è una mascheringea può essere una maschera facciale, una cricotirotomia, l'ECMO, quel che volete, ma il concetto è ossigeno prima di tutto. E tenendo questa cosa chiara in mente, andiamo subito su due articoli che probabilmente avrete visto, che sono comparsi nell'ultimo anno. Uno è un po' più vecchio, ma in realtà poi alcuni di quei dati sono stati proprio ripresi. E sono due articoli che mettono in discussione la nostra capacità di predire la difficoltà di gestione delle vie aeree. In particolare quello che vedete sotto è uno studio che è uscito l'anno scorso su JAMA, ed è uno studio che vi invito a guardare, credo che si possa scaricare for free. Voi leggetelo, leggetelo tranquillamente e giungerete a una serie di conclusioni. Giungete alla conclusione che molti test non servono a nulla, che anche il più performante dei test, che è l'upper lip bite test, vi becca 6 intubazioni difficili, ma 4 non se ne accorge nemmeno. Ma soprattutto se lo leggete poi in fase un po' più critica, capirete anche che questo studio è una systematic review che mette insieme tutti gli studi, cerca di capire quali sono gli indici predittivi di difficoltà, ma già lo fa, diciamo, mettendo dentro degli studi che hanno almeno 6 definizioni diverse per il concetto di difficoltà di intubazione, perché poi ci sta l'intubazione, la laringoscopia, ci sta la ventilazione, ci sta quel che volete, ma soprattutto lo fa, diciamo, mischiando studi con casistiche estremamente eterogenee e diverse, senza tenere conto dell'esperienza di chi intuba e così via. Quindi, per dirvi, abbiamo dei numeri, abbiamo dei dati, però non li possiamo affrontare in maniera sistematicamente scientifica come se fossero solo una systematic review. Fino a tutto questo vi sembra campato in aria, ma vedete che invece adesso lo riportiamo alla realtà. E allora riportiamo una domanda semplicissima. Siamo partiti con Shakespeare, quindi vi metto qui la domanda amletica: predire o non predire la gestione di vie difficili? Questa è la domanda. Allora, io, diciamo, ve lo chiedo virtualmente, mi immagino un'alzata di mano corale, fate tutti la valutazione di difficoltà di intubazione nei vostri pazienti, giusto? Sì? Sì. Non ce n'è uno che scappa. Un mallampati non si lega a nessuno. Ok? Lo fate nell'immediatezza dell'intervento, quando non si può far prima, magari lo fate in ambulatorio, lo rivalutate, potete essere d'accordo o non d'accordo, cioè quelli di massima voi lo fate. Qual è il test, diciamo, che utilizzate più comunemente? Cioè quello che proprio non c'è un paziente che scappa da questo test. Mallampati e distanza di remontiniere. Ok, queste in linea di massima lo fate a tutti. In linea di massima queste due. Boh, e allora? Io comincio ad affrontare questa domanda, quindi a dare una risposta, con la scienza della previsione. La scienza della previsione è affascinante e obbedisce alla statistica. E la statistica, così ho detto alla mia professoressa al secondo anno, era il primo anno di medicina, quando ho finito gli esami di statistica, lei mi domandò se mi era piaciuta. La madre ha detto: mi è piaciuta moltissimo, dico, però tenendo presente un limite, che la statistica è quella scienza secondo cui se io mangio 2 polli, il mio vicino, nessuno, abbiamo mangiato un pollo a testa. Quindi la statistica ha dei limiti, e ha i limiti soprattutto quando ragioniamo su numeri più piccoli o quando i dati che sottoponiamo ad analisi non sono omogenei o non sono adeguatamente filtrati. Partendo da questo presupposto, vi invito a leggere questo editoriale, che è ormai vecchio, un bel po' d'anni, del 2002, l'anno in cui mi sono specializzato io. Lui si chiama Steve Yentis, è un bravo anestesista che lavora in Inghilterra, che è anche il pallino della statistica. Infatti, se guardate su anestesia, molti degli articoli, degli special, dei corner dedicati alla statistica, li firma lui.
Allora lui titolava questo editoriale dicendo: prevedere la difficoltà di intubazione è un esercizio per cui ne vale la pena o è un rituale inutile? Quindi qualcosa di importante o lo facciamo solo perché sia un rituale? Ma lui dice che per rispondere a questa domanda dobbiamo fare una brevissima digressione statistica. La digressione statistica che fa lui è la seguente. Dice: in un mondo ideale la previsione funzionerebbe perfettamente se noi avessimo due distribuzioni ben nette di pazienti facili da intubare e di pazienti difficili da intubare. Quindi c'è una gaussiana su cui ci sono i facili, che vanno dal più o meno facile, ma sono tutti facili, difficili, più o meno difficili, tutti difficili. Idealmente, se noi avessimo un test perfetto e una popolazione rappresentata così, c'è un cutoff, che è la linea verticale che leggete lì, AB, per cui a sinistra di questa linea, quindi al di sotto di questi valori o quel che volete, i pazienti sono tutti facili, al di sopra sono tutti difficili. E questo sarebbe brillante. In questo caso il test che noi usiamo avrebbe il 100% di specificità, perché non dà alcun falso negativo, e un 100% di sensibilità, perché non dà nessun falso positivo. Magnifico. Ora c'è un piccolo problema nella realtà. Vuol dire il fatto che non abbiamo tutti facili, tutti difficili, ma abbiamo tanti gradi di facilità, tanti gradi di difficoltà, per cui inesorabilmente queste due curve, queste due gaussiane si sovrappongono. Quindi ci saranno un certo gruppo di pazienti che sono sicuramente facili da intubare, un certo gruppo sicuramente difficili, ma tutto un gruppo in mezzo che si colloca con un piede qua, un piede là. E qui la domanda è: quel famoso cutoff AB dove lo metto? Perché se io lo metto da una parte, che sarebbe questo, magari sono sicuro di prendere tutti i facili, mi scapperà qualche difficile. Se lo metto qui, prenderò per difficile anche qualche paziente facile, e quindi si tratta di trovare un compromesso. Però trovare questo compromesso è ancora più complicato, perché nella realtà dei fatti l'intubazione difficile è più rara dell'intubazione facile, quindi non solo le due gaussiane sono sovrapposte, ma larga parte della gaussiana dei difficili sta dentro la facile, nel senso che c'è una, diciamo, sovrapposizione delle due curve con una sperequazione delle loro dimensioni. In poche parole povere, quando noi facciamo i nostri test, a secondo del numero di test che usiamo, a secondo di come li collochiamo, guardate che nella migliore delle ipotesi il potere predittivo, diciamo, positivo dei nostri test si avvicina al circa al 18-19%. Questo numero magari non mi dice granché, ve lo traduco in soldoni, è di fatto meno affidabile le previsioni del tempo. Il PPV delle previsioni del tempo è superiore rispetto alla capacità di predire una via difficile o facile. Per cui il buon Jentis, dopo questa lunga spiegazione matematica, dice: vale la pena di fare la previsione di difficoltà? Lui dice sì, perché comunque qualche paziente lo becchiamo, sì, perché comunque pensiamo che possa essere difficile, sì, perché comunque studiamo il paziente. Certamente non la facciamo con la speranza o con l'ambizione di indovinare al 100% che quel paziente possa essere una via difficile o quanto difficile. Quindi questa è un po' la premessa matematica e statistica. A questo noi dobbiamo aggiungere una serie di altri bias. Per esempio, il fatto che mancano delle definizioni univoche. Quindi noi diciamo un'intubazione difficile, cosa vuol dire? Un Cormac 2, un Cormac 3, un Cormac 4? Vuol dire che ci sono voluti 2, 3, 5, 8 tentativi? O vuol dire che è un'intubazione che richieda più di tot tentativi in mani esperte o più di tot in mani inesperte, o significa desaturazione? Quindi davvero difficile andare a fare studi e a capire come funziona se già ci mancano le definizioni. Anche lì l'endpoint, cioè vogliamo dire che è un'intubazione difficile, che quindi non ci riusciamo, ma al paziente non succede nulla, o è difficile vera quella in cui noi non ci riusciamo e il paziente ne ha un danno? E soprattutto poi esiste un problema relativo anche alle misure, relativo anche al rilievo di questi parametri. Io immagino che la maggior parte di voi, so, come misurate le tiromentoniere? Con le due e le tre dita, no? Quindi, sì, linea di massima, sì. Perfetto. Allora, questo che vedete qui è uno studio molto interessante ed è una riflessione molto interessante. Allora, bisognerebbe fare delle misurazioni precise, non con le dita. Perché io posso dire l'interincisiva di questo paziente è superiore a tre dita, quindi sicuramente è una via aerea, diciamo, non è una distanza interincisiva che mi preoccupa. Ed è sostanzialmente lo stesso meccanismo secondo cui questo signore è andato dal dottore e ha detto: guardi, non più di un bicchiere di alcol al giorno, e lui l'ha preso alla lettera. Ora, se non andiamo a effettuare delle misurazioni precise, ma ci affidiamo alle dita, possono succedere le cose complicate. Questa è una survey che hanno fatto in Inghilterra qualche anno fa,
hanno mandato per email come misurate le distanze, gli dicevano di misurarsi le dita, ed è molto interessante che il range di tre dita, che per esempio veniva usato per la tiromentoniera, stava dentro una variabilità che andava da 4,6 a 7 centimetri, quindi la media era effettivamente di 6 centimetri, ma c'erano persone in cui tre dita di tiromentoniera, che per me sono 7 centimetri, per quella persona erano 4,6, quindi era tutt'altro che una distanza di tiromentoniera sicura. Io che viaggiavo tanto in epoca pre-lockdown, sono passato del tempo a misurare un po' di distanze, diciamo un po' di dita in giro per il mondo, quindi qui vedete una rappresentazione di tante nazionalità, io sto dentro italiani, inglesi, americani, vietnamiti, arabi, sudamericani, sudafricani e così via, vedete che non ci sono due dita uguali. Quindi io partiamo dal presupposto che se noi non usiamo un righello, un decimetro o un qualcosa per rilevare queste distanze, capite bene che è difficile che noi poi riusciamo a dire che era una distanza sicura, perché poi voi lo vedrete o lo avete già visto nella vostra pratica clinica, la classica difficoltà di intubazione non è in quel paziente che non ha mento, che ha la gobba o che è tutto deforme, che voi se lo vedete da lontano, anche passare sull'autobus e dire Madonna, quello sarà difficile da intubare, il giorno che lo trovate in sala cambiate turno. La maggior parte delle difficoltà di intubazione che voi ritrovate nella quotidianità sono in quei pazienti in cui li mettete a nanna senza pensarci o preoccuparvi più di tanto, poi appena perdono il tono muscolare vedete già che la maschera non aderisce benissimo al viso, poi potete ammettere il laringoscopio e vedete che l'apertura buccale non è delle più brillanti e così, senza aspettarvi, vi trovate un Cormac 3 con una bella epiglottide, non si vede giù l'abitus. Quindi la maggior parte delle difficoltà che noi riscontriamo nella pratica clinica nascono non tanto dalla presenza di un singolo fattore, perché se una persona non ha mento, voi ve ne accorgete da lontano. La maggior parte di queste difficoltà nascono dalla somma di tante piccole alterazioni, quindi una distanza di tiromentoniera che magari è di 5,9 centimetri, un'incisiva che è di 2 centimetri e 4, una escursione della glande occipitale che è un po' limitata, tutte piccole cose che se non misuriamo non riusciamo mai a percepire. Quindi è un po' come quei cartelli in cui noi diciamo, ah, 6 centimetri è il cut-off, come qui si dice, state giù dall'erba, erba non ce n'è. Allo stesso modo lì noi possiamo dire attenzione ai 6 centimetri, ma se non li misuriamo rigorosamente, di fatto non possiamo stare attenti a nulla. Infatti se guardate un po' i numeri che ci sono in giro, c'è un leitmotiv. L'intubazione difficile imprevista continua a essere variamente rappresentata nelle casistiche, poi a seconda che sia elezione, urgenza, emergenza, ma insomma fino al 30%, che comprende anche quelle che sono previste come difficili. Poi in realtà quelle difficili davvero sono circa la metà e malgrado tutta questa capacità di prevederle rimane una quota che addirittura arriva fino al 10%, in cui possiamo dire che queste sono previste. Cioè il problema è che una quota le prevediamo, rispetto a quelle che prevediamo, quelle vere sono di meno, e poi c'è tutta una quota che noi di fatto non prevediamo, ma che sono difficili uguali. Il che riflette la realtà che vi ho appena detto. E allora la domanda è, non è che stiamo facendo come questi due pinguini qui, che stiamo guardando nel posto sbagliato? Vale a dire, ci fidiamo tanto di alcuni test, probabilmente non ci fidiamo abbastanza di altri, approcci, e forse dovremmo aggiungere anche un pizzico di arte a questa scienza della previsione di difficoltà. E allora, arte significa per esempio cercare di fare un determinato tipo di ragionamento. Allora, questo è uno studio, non recente ma molto interessante, dice, guardate che nella maggior parte dei pazienti gli italiani rilevano i mallampati, e me lo avete detto anche voi. Allora, la cosa più interessante e significativa è che il mallampati non è un test che correla così bene con la difficoltà laringoscopica, correla molto bene con la difficoltà di ventilazione. Quindi se voi avete un paziente che ha un mallampati 4 che non si modifica con la fonazione, quello sarà un paziente in cui avrete difficoltà a ventilarlo in maschera. Ma non è che se un mallampati 3 o 4 deve necessariamente essere difficile da intubare, e questo credo che me ne possiate dare conferma anche nella pratica clinica, no? Cioè quel paziente ha mallampati 4, vi preparate per una guerra nucleare, poi messo a nanna, metti il laringoscopio e vedi che magari è un Cormac 1. Ok? Quindi il mallampati si fa tanto, ma serve poco. Viceversa c'è quest'altro test che si chiama Upper Lip Bite Test, cioè la capacità del paziente di mordersi il labbro superiore, che riflette la mobilità dell'articolazione temporomandibolare e quindi la capacità di lussazione della mandibola.
E questo qui è un test che certamente non è molto comune. Voi lo fate? Pochissime volte. Quindi qua già basta chiedere al paziente se riesce a mordersi il labbro superiore, poi vengono graduati in 3 classi. Quindi il paziente che riesce in pieno è in classe 1, quello com si com sa è in classe 2, quello che non riesce a mordere il labbro superiore, che addirittura l'arcata inferiore è arretrata rispetto all'arcata superiore, vedete che questo sarà un caso in cui ci sarà una difficoltà laringoscopica, perché quelle strutture che dobbiamo dislocare per guardare la laringe non si spostano. E anche questo è interessante, perché quel famoso studio che vi ho presentato, quello di Deschi su JAMA, dice che proprio questo è il test più affidabile per la previsione di difficoltà. Dovete sapere però che su 10 intubazioni difficili, 6 le cattura, ma 4 gli scappano. Quindi il test più performante comunque perde un 40%. Poi c'è stato chi ha detto: perché non facciamo le analisi multivariate, mettiamo insieme e facciamo degli score? Lo score più famoso, magari avete sentito parlare, è lo score di Elganzuli, anche detto EGRI, Elganzuli Risk Index. Non so se avete sentito parlare, vi risulta? Lo leggete in tanti studi, viene ancora utilizzato soprattutto negli studi per confrontare pazienti, o meglio, per mettere insieme pazienti confrontabili. Avete mai visto l'Elganzuli? Qualcosa, a volte, non sempre. Però. Oh, sì. Non abbiamo grande esperienza. Ecco. No, perfetto. L'Elganzuli è un test, diciamo, piuttosto vecchiotto, ripeto, lo trovate ancora rappresentato. Poi vi faccio notare, l'idea dell'Elganzuli è, misuriamo un parametro, gli diamo uno score, poi in base a quello score, se è maggiore o uguale a 4, è un'intubazione difficile probabile, se no è un'intubazione difficile improbabile. Ragazzi, è possibile che qualcuno di voi abbia un microfono aperto? Io sento o un rientro o una conversazione. Sì, si sente il rimbombo. C'è qualcuno che ha il microfono acceso? Voi mi sentite comunque, però temo che in qualche momento la mia voce si sovrapponga alla sua. Marco, ascoltami, sentiamo tutti? E poi riavviamo l'audio al dottor Sorbello, che dici? Doc, adesso silenziamo tutti e poi lei deve riaprire in basso il suo microfono, così è sicuro che chiudiamo tutti i microfoni. Ok. Ok. Io sono tornato. Ok, vediamo lei, ma non vediamo il suo schermo. Presumo. C'è adesso o no? Mi sente? Mi sente? Sì, io sì. Scusa. Bene, okay. Io vi sento. Ok, allora poi... c'è lo schermo che però non è condiviso. Eccolo qua. Adesso c'è, no? Sì, però non si vede molto bene, non so perché. Aspetta che rifaccio la procedura, magari è per questa. Allora, aspetta, condivido di nuovo lo schermo. Meglio così? No, non si vede. Sta caricando, un attimo soltanto che carica. Sì, sì, sì. Voi vedete il mio schermo, ma male ancora, giusto? No, in questo momento lo vediamo tutto grigio. Aspetta. Riprova, perché secondo me si è incantato. Sì. Io in realtà nella mia videocamera vedo ancora lo schermo condiviso, eh? Noi no. Noi abbiamo un blocco immagine della telecamera. Aspetta. Adesso vedete me? Sì, esattamente. Ok. E adesso vediamo se vedete il mio schermo. Ci siamo?
Ora sì. Ok. Ho spento la telecamera e sono ripartito, quindi evidentemente si era imballato da qualche parte. Comunque, allora, vi dicevo del Ganzuri, è molto simpatico perché funziona benissimo, ma rispetto a quando è stato ideato, oggi è un poco datato. Se non altro per il fatto che si basa, come vedete qui, da uno score in base al peso corporeo. Allora, io dico sempre che non è la stessa cosa se voi dovete intubare un paziente che è alto 1,80 m e pesa 80 kg o se è alto 1,20 m e pesa sempre 80 kg. Quindi, già se non ragionate in termini di BMI, capite bene che noi qui perdiamo in termini di affidabilità su del Ganzuri. Io direi che invece il concetto è molto importante, l'ho portato fuori Shiga qualche anno fa, ed era l'idea che, analizzando tutti i vari test, quello che funziona meglio davvero è l'associazione di vari test. Quindi ciò che è intuitivo, lui lo dimostra matematicamente, se mettete insieme più test, migliorate la performance globale. Quindi quello che noi sappiamo per certo è che più test facciamo, più siamo capaci di migliorare la nostra performance predittiva, fermo restando che anche nella migliore delle ipotesi, comunque non saremo in grado di beccare tutte le intubazioni difficili o di risparmiarci dei falsi positivi. Alla luce di questa, diciamo, triste speculazione, vengono poi i dati dei nostri amici danesi, che hanno un invidiabile database dove registrano ogni procedura e tutto quel che volete, e viene fuori che su tante intubazioni che loro hanno fatto, hanno avuto un certo numero di intubazioni difficili, il 93% delle quali erano impreviste, qui possiamo discutere perché sono davvero tante, poi ci sono state un certo numero di intubazioni previste difficili, delle quali solo un quarto erano difficili davvero, e una quota di ventilazioni difficili in maschera che erano totalmente state sottovalutate, che si sono presentate indipendentemente. Quindi, morale della favola è: la previsione di difficoltà è definitivamente fallace, non serve a nulla. E allora diciamo che questo era uno dei miei, come dire, leitmotiv, poi mi sono sposato e ho cambiato idea, ma insomma ho imparato, questo è uno dei miei errori, che penso di farne tanti altri ancora. E allora, alla luce di tutte queste premesse, oggi se voi guardate in giro, guardate le linee guida e guardate anche quello che facciamo noi con le linee guida italiane, più parametri mettete dentro, più diventate capaci di prevedere la difficoltà. Questa scelta implica automaticamente di pagare il prezzo che ci possono essere dei pazienti che non sono difficili da intubare, anche se noi li avevamo dati per tali. Ma alla fine, nella prospettiva dell'incidente, è molto meglio aspettarsi la difficoltà e non trovarla, piuttosto che non aspettarsela e trovarla, perché alla fine, nel primo caso, non si fa male a nessuno. Vedete che addirittura Siarti, se ne mettiamo insieme tutti i parametri che suggeriamo di andare a fare, sono 18. Sono 18 che noi invitiamo a misurare, l'ASA ne mette dentro 11 a scelta e poi li chiama rassicuranti, non rassicuranti e così via. L'importante però, e questo è il primo messaggio che vorrei che poi portaste a casa, che questa valutazione di previsione di difficoltà di gestione delle vie aeree sia multiparametrica, quindi non basatela su un parametro, più ne mettete dentro, meglio è. E a questo punto subentra l'arte della previsione di difficoltà, quindi oltre alla scienza ci mettiamo una quota di arte. E parlando di arte, io vi invito a leggere questo articolo che non è recente, ma è davvero molto bello, ha scritto Kit Greenland, che è un filosofo della gestione delle vie aeree, è davvero una persona molto in gamba, e che ha introdotto il concetto, diciamo, di una valutazione che sia dinamica, non più statica, perché lui dice: guardate che quando ne abbiamo da intubare un paziente, abbiamo delle strutture che sono mobili e delle strutture che sono fisse. Le strutture fisse sono quel che sono, non si possono cambiare, quelle dinamiche hanno diversi comportamenti. Quindi se noi andiamo a vedere come funzionano le varie fasi della laringoscopia, forse possiamo scorporare i vari elementi e cercare di diventare un po' più bravi nella previsione di difficoltà. Quindi ci sono alcune cose che possono essere la posizione mutuale di testa e collo tra di loro, c'è la capacità del paziente di aprire la bocca, c'è l'upper lip by test, ci sono tutte quelle varianti e cose che possono aiutarci. E tutto questo, dall'altra parte dell'oceano, William Rosenblatt lo mette in pratica dicendo: guardate che noi dobbiamo pensare alla valutazione di previsione di difficoltà non solo in termini anatomici, ma anche in termini funzionali, vale a dire come tutti questi fattori intervengono tra di loro, perché se io ho un paziente che magari ha una macroglossia, che ha 15 anni,
che è un atleta, insomma, non sarà un problema se quel paziente mi desatura un po', io lo tengo a 92% di saturazione. Ma se un paziente che ha 76 anni, 8 bypass e 4 infarti, nella stessa condizione di difficoltà, lui sarà meno tollerante all'ipossia. Quindi quello può essere un'intubazione che magari anatomicamente non è complicatissima, ma che lo diventa funzionalmente. Quindi aggiungiamo due pezzi. Il primo, che questi parametri devono essere dinamici, e il secondo, che devono essere funzionali. E questo è un altro editoriale molto carino, questo è dal Nord Europa, e esordisce con le parole di Henry Ford, dice: se fate quello che avete sempre fatto, otterrete sempre quello che avete sempre ottenuto. Quindi, se non cambiamo qualcosa, non ci aspettiamo di trovare risultati diversi. E allora loro dicono, in questa prospettiva, se noi oggi volessimo estremizzare il concetto, non esiste una via difficile. Perché, se voi ci pensate, se esistesse un paziente che ha le narici tappate e la bocca totalmente sigillata, se noi lo sappiamo prima, mettiamo due cannule da ECMO e lo possiamo comunque ossigenare. Quindi non esiste una via impossibile. Esistono vari gradi di difficoltà che richiedono vari gradi di intervento. Quindi, loro dicono, nella gestione di una via difficile occorre tener conto anche della componente fattore umano. Quindi se il team è affiatato, se il team comunica, se il team è capace di sedersi prima e decidere cosa fare, se il team ha un leader che fa svolgere le cose in maniera ordinata, funzionale e fluida. Quindi, diciamo, il passo, tra virgolette, dell'arte è quello di dire: c'è una scienza della previsione che consiste nel misurare, più misuriamo meglio è, più test facciamo meglio è, ma accanto a questo dobbiamo metterci anche degli altri fattori, che sono i fattori appunto che sono l'ambiente in cui ci muoviamo, il fattore umano e anche il concetto che la fisiopatologia del paziente può fare la differenza. E qui arriviamo a quello che secondo me è uno degli articoli più belli in assoluto, se volete comprendere la previsione di difficoltà, che viene firmato da Jay Pandit, che insomma è un personaggio molto interessante. Lui si chiama Scientific Officer, quindi sarebbe un po' il capo del comitato scientifico della Difficulty Society inglese. Lui riprende quell'articolo di Yentis che vi ho fatto vedere all'inizio e vi dice: se voi volete capire la previsione di difficoltà, allora facciamolo un po', e questo credo che qualcuno di voi l'avrà già sentita, parafrasando Tolstoi. Se avete mai letto Anna Karenina, diceva che tutte le famiglie felici sono simili, mentre ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. E questa è una grande verità. Allora lui dice, guardate che quando voi parlate di una via difficile, non stiamo parlando di una condizione che è 0-1 bianco-nero, ma è quasi una sindrome, cioè è un quadro clinico che nasce da un insieme di tante piccole cose, di tante grandi cose, che sono variamente combinate tra loro e che anche nella stessa identica condizione in due individui possono produrre risultati diversi. Quindi forse, se noi continuiamo a pensare di predire la via difficile, sicché simpliciter, c'è solo la via difficile, stiamo andando nella direzione sbagliata. Allora lui dice, forse noi dovremmo dire che tutte le vie facili sono facili allo stesso modo, mentre ogni via difficile è difficile a modo suo. Quindi quello che noi dobbiamo cercare non è tanto indovinare quanto sarà difficile quella via aerea, se sarà un Cormac 3, 3, un quarto, 3 e mezzo, ma dobbiamo semplicemente contestualizzare quelle difficoltà ai singoli pazienti e alle risorse che noi abbiamo. Quindi lui dice: tutte le vie aeree facili le possiamo trattare allo stesso modo, mentre invece ogni via difficile ha bisogno di un suo approccio specifico, personalizzato. Quindi ci sarà quello in cui è più razionale fare un'intubazione da sveglio col fibroscopio, quello che invece noi possiamo addormentare e magari intubare con un vitrolaringoscopio, e via dicendo. Quindi non è più costruire la scelta attorno al dispositivo, ma identificare la difficoltà e scegliere il device più adatto per trattarla. Quindi si tratta di cambiare punto di vista. E allora, vedi, Shakespeare, questa cosa simpatica, dice, cioè, la domanda essere o non essere, ok, noi eravamo abituati a pensare, dobbiamo prevedere la via aerea difficile, invece vi dico, noi dobbiamo imparare a prevedere la gestione delle vie aeree. Quindi abbandonare la visione pessimistica di Shakespeare, che era dicotomica, facile o difficile, essere o non essere. Io credo che quello che sia veramente importante è analizzare il singolo paziente, valutarlo anatomicamente, valutarlo funzionalmente, anche alla luce delle risorse
di cosa sappiamo fare noi, perché è diverso se io sono molto bravo col broncoscopio, se io non l'ho mai preso la gestione di quella via aerea. Quindi andare a fare un po' quella che è una pianificazione, una previsione della gestione della via aerea, a prescindere dal fatto che sia facile o difficile. Quindi, in un senso più ampio, non significa solo se sarà facile o difficile da intubare. Prevediamo se è facile o difficile da mettergli una maschera lingea, se è facile o difficile fargli una cricotiriotomia, se è facile o difficile da fare un'intubazione col broncoscopio. Perché, ripeto, ancora una volta, può essere un paziente che non ha grosse stigme di difficoltà anatomica, ma se è sotto neurolettici, o se, so io, se è un paziente come il silenzio degli innocenti, che se gli levate la maschera vi mangia, è chiaro che non è un paziente facile da intubare da sveglio. Se è un paziente che non apre la bocca perché ha una stenosi o un'anchilosi della temporomandibolare, è chiaro che lì non c'è vitrolaringoscopio che tenga, non c'è maschera in giro che tenga, perché se non apre la bocca non ci passate. Quindi occorre sempre contestualizzare e occorre differenziare i livelli di difficoltà, perché se un paziente è difficile da intubare ma lo ventilate bene, alla fine non succede niente. Se un paziente è difficile da intubare e anche da ventilare, la situazione è molto più complicata. Quindi quando noi allora nel 2005 abbiamo fatto il nostro algoritmo, in realtà abbiamo fatto una divisione piuttosto netta tra la difficoltà prevista e quella imprevista. Quindi noi abbiamo detto, fate tutti i test, più test fate meglio è, se fate i test sarete capaci di indovinare o comunque di collocare il vostro paziente o nella parte della difficoltà prevista o in quella imprevista. Più test facciamo, minore sarà il numero di imprevisti. E volendo, questa era la logica che stava dietro alle nostre linee guida, se voi fate i test in un certo modo, i difficili che vi restano fuori non saranno difficili insormontabili, saranno dei difficili in cui sì, magari vi trovate una laringoscopia difficile, ma avete un piano B. Quindi è stata una scelta, se volete, quella di sinistra, quella della vostra sinistra, in cui abbiamo detto meglio preferire la sicurezza, quindi anche a costo di dire, guarda, ce l'aspettavamo difficile, non lo era, piuttosto che fare come i nostri amici cinesini, che in questo momento tra l'altro non godono nemmeno di buona fama, che invece si fidano molto degli strumenti che hanno e mettono un po' a rischio quella che è la sicurezza. E in questo senso, guardate, se confrontate le varie linee guida, è molto interessante, perché se avete un minimo di familiarità con quelle americane o come erano quelle inglesi, lo dicevano, se è difficile, ok, fai questo, se non funziona questo, fai questo, se non funziona questo, fai quell'altro, quindi era un domino, un approccio seriale, in cui c'era l'impiego di un dispositivo appresso all'altro, man mano che fallivano. Se voi fate bene questo lavoro, è stata un po' la filosofia delle linee guida italiane, avete due binari che non si toccano. Scusate, solo un attimo. Simo, se non è urgentissimo ti posso richiamare, io che sto facendo un webinar. Certo, ciao. Scusate, all'ospedale. Quindi vi dicevo, se voi fate questa previsione sin dall'inizio, avete da una parte i previsti, da una parte gli imprevisti, e teoricamente la differenza sta nel fatto che vi siete preparati la strada prima, non che vivete improvvisando un device dietro l'altro man mano che falliscono. E ricordatevi quello che vi ho detto all'inizio, che quel concetto secondo cui l'assenza di un tubo in trachea significa morte è sbagliato. Nessuno muore perché non lo intubiamo. I pazienti muoiono perché non arriva ossigeno ai polmoni e quindi al cervello. Anzi, addirittura certe volte succede che i danni o la morte, i danni cerebrali o quel che volete, derivano più dal nostro accanimento a intubare il paziente, dimenticando che può essere ventilato con altri mezzi, che può essere svegliato, che può essere riprogrammato, e dimenticando tra un tentativo e l'altro che andrebbe riossigenato o che ogni tentativo può compromettere la ventilabilità. Quindi questo è un concetto estremamente importante. Affidarsi alla fortuna non serve proprio, lo sapete meglio di me, la fortuna è cieca ma la sfortuna ci vede benissimo, quindi quel paziente in cui abbiamo una difficoltà anche importante, state tranquilli che ne avrà anche altre. L'esempio più pratico di tutto questo ve lo faccio vedere in questo bellissimo lavoro qui, che è comparso qualche anno fa. Metteva insieme un po' un'analisi di quello che poteva essere l'incidenza della laringoscopia difficile, intubazione difficile, soprattutto di ventilazione in maschera difficile. Allora lui dice, la laringoscopia difficile da sola, vera, la trovate in circa il 6% dei casi. In circa il 5% dei casi trovate una ventilazione difficile in maschera,
che insomma non è poco, non è nemmeno tanto, il problema è che c'è uno 0,4% dei casi in cui voi trovate insieme una ventilazione difficile in maschera e un'intubazione difficile. Anzi, vi dirò di più che in genere la difficoltà alla laringoscopica non si porta sempre dietro la difficoltà di ventilazione in maschera, ma una difficoltà di ventilazione in maschera, per i fattori anatomici che la determinano, molto spesso si associa a una difficoltà alla laringoscopica. Quindi io credo che sia molto più importante pensare alla difficoltà di dare ossigeno al paziente, quindi con la maschera facciale prima, poi con maschera in geopesi di extraglottico, poi col tubo, con la cricotinotomia, piuttosto che continuare ancora lì a pensare all'intubazione difficile. L'intubazione difficile non è un problema. Questo è un, la possiamo saltare la vecchia, ma questo è un argomento molto interessante, è venuto fuori questo studio, credo, sul finire dell'anno scorso, è sempre il gruppo danese. Guardate qui, noi abbiamo qui, credo che siano 50.000 pazienti, la prima volta loro dicono, abbiamo un numero, la ventilazione difficile o impossibile in maschera ha un'incidenza dell'1,1%. E si verifica soprattutto in quei pazienti di sesso maschile, perché è più spesso o perché è più facile trovarli obesi o con la barba, e soprattutto se hanno avuto anche una storia di irraggiamento del collo per significato radioterapico post-neoplastico. Se ci sono questi fattori, lo mettono insieme a questo DIF Mask Score, lo potete trovare, insomma, questo articolo è semplice da trovare, lo score insomma, si può scaricare anche gratuitamente. Sulla base di questo score voi riuscite ad avere un'informazione molto preziosa, perché se il paziente è difficile, molto difficile ventilare in maschera, non ha nemmeno senso andare a cercare se gli altri indici di previsione di difficoltà sono più o meno alterati, perché sarete comunque costretti, tra virgolette, dal buon senso a scegliere di farlo a mantenimento del respiro spontaneo. Quindi, morale della favola, cosa dobbiamo prevedere? Allora, questi sono i fattori predittivi di ventilazione difficile in maschera. Dottore, quelli che sono... Ditemi. C'è una domanda che non ce le vorrei fare adesso prima di andare avanti. Sì, certo che sì. Diceva se poteva spiegare meglio cosa intendeva quando dice i tentativi falliti di intubazione rendono più difficile la ventilazione. In che senso? Questo chiedeva il collega. Ok. E allora, c'è uno studio molto bello a firma di un amico che si chiama Thomas Mort. Lui lo ha dimostrato scientificamente raccogliendo i dati. Io ve lo dimostro anche con un po' di buon senso. Se voi avete una laringoscopia difficile, automaticamente tenderete a mettere un po' più forza per fare la laringoscopia, magari fate un primo tentativo col tubo, poi mettete un mandrino, poi provate a riventilare, poi provate un'altra laringoscopia, poi arriva il collega anziano e ne prova un'altra, poi arriva il primario e ne prova un'altra, anzi altri due perché è primario, poi viene il capo di dipartimento e ne prova quattro perché è capo di dipartimento. Insomma, il concetto è, su una situazione di difficoltà, da una parte si tende ad allontanarsi di comportamenti standard, dall'altro si ripetono i vari tentativi, quindi succede che una laringe che al primo tentativo era esangue, pulita e certamente non martirizzata, dopo 3-4 tentativi comincia a fare un po' di secrezioni, comincia a sanguinare, si verifica un edema delle strutture, delle aritenoidi piuttosto che delle epiglottide, quindi ogni tentativo rende più difficile il tentativo successivo, e questo è vero soprattutto anche per la ventilabilità, perché nel frattempo il paziente magari tende un po' a superficializzarsi perché finisce la cosa dell'ipnotico, magari non avete fatto il curaro perché tenevate la difficoltà, magari avete fatto 4-5 laringoscopie, compare un po' di edema delle strutture della laringe, e quindi più tentativi laringoscopici vengono fatti, più aumenta il rischio che la ventilazione in maschera o in presidio extraglottico diventi più difficile. Non è un caso, infatti, che la maggior parte delle linee guida suggeriscono che di fronte alla difficoltà imprevista voi non andiate oltre i 3 tentativi, 4 con la mano esperta, perché oltre i 4 tentativi la probabilità di avere successo è molto bassa, mentre c'è la certezza che la ventilabilità si deteriorerà e che compariranno dei traumi o delle lesioni delle vie aeree. Spero che la risposta sia esaustiva. Magnifico. Dottore, allora, sei bello? Ditemi. Volevo chiederle, volevo fare una domanda riguardo a questa lista di indici di predizione di difficoltà a ventilare. Sì. È segnata anche l'età anziana, è per un discorso di edentulia oppure c'è qualche altro fattore? Sì, sostanzialmente due fattori contribuiscono. Quello più importante è il discorso che perdendo i denti
manca l'impalcatura rigida della cavità orale, quindi avete quella sensazione sgradevolissima, sapete, della maschera facciale che non aderisce bene sulle guance incavate e così via. Poi c'è anche un discorso, diciamo, indiretto, fisiologico, vale a dire il fatto che in età anziana la comorbidità cardiovascolare è più comune, quindi magari sono pazienti che desaturano prima, sono pazienti che magari hanno una BPCO, una fibrosi polmonare e quant'altro, quindi hanno anche un torace più rigido e più difficile da ventilare, sono pazienti che magari assumono anche altri farmaci, possono esserci interazioni farmacologiche, quindi sono una serie di motivi, diciamo, anatomici principalmente, ma fisiologici soprattutto, per cui può essere più difficile da ventilare. Ok, grazie. Tra tutti questi vi invito a notare il mallampati modificato, significa, non so come lo fate voi, ma fate il mallampati che apre la bocca, cambiate, e fate un mallampati in cui fate aprire la bocca e poi lo invitate a vocalizzare, a, e, io, u, quello che vuoi. Perché se vocalizzando, quindi con l'attivazione dei muscoli della lingua e dell'orofaringe, il piano della lingua si abbassa, cioè voi vedete che lo spazio aumenta, avete la consapevolezza che da curalizzato quel paziente ha lo spazio dove mettere la lingua e le altre strutture, cioè sono dislocabili. Se è un mallampati 4, il mallampati 4 rimane malgrado la fonazione, voi vi potete aspettare che non si modificherà durante la gestione delle viere, quindi è più grave rispetto a un mallampati che cambia, che da 3 scende a 2 o che da 4 scende a 3 con la fonazione. E vi aggiungo che la butto giù qui, l'indice di massa corporea, il BMI, oggi sapete che l'obesità con la nuova classificazione scatta dai 30 in su, sopra i 30 ogni gradino in più che prendete di BMI non significa che il paziente è difficile da intubare, può esserlo, quello che correla meglio con la difficoltà di laringoscopia nell'obeso è la circonferenza del collo, non il BMI. Il BMI correla meglio con la ventilazione difficile. Quindi, se voi avete un cristiano che ha un BMI di 50 perché pesa 240 kg, sarà difficile ventilare in maschera. Già solo per il fatto che dovete spostare passivamente il peso dell'adipe toracico durante la ventilazione. Aggiungete a questo il fatto che avrà grasso anche sulle strutture dell'orofaringe, sulla lingua e quant'altro, e che quindi anche lo spazio a vostra disposizione per far passare il flusso aereo è diminuito. Quindi il BMI correrà più con la ventilazione, la circonferenza del collo con la laringoscopia nel paziente obeso. Poi non sottovalutate mai la sleep apnea. Non so quanto siete familiari con questa sindrome. È arcinoto che i pazienti con sleep apnea sono più difficili da ventilare, sono anche più difficili da intubare, ed è anche arcinoto che da una parte noi potremmo fare un semplicissimo questionario che si chiama Stop Bang. Quindi sono 8 domande molto semplici da fare al paziente, al di là di un certo cutoff. Prima si aveva 5, poi 4, poi così. Oggi diciamo che 4 è già suggestivo. Si può sospettare che il paziente abbia una sleep apnea ed eventualmente mandarlo ad un approfondimento. Il problema, noi abbiamo fatto una salve qualche anno fa, è che la maggior parte degli anestesisti italiani è poco confidente con il concetto di sleep apnea. Molta gente pensa ancora che sia una patologia che è solo degli obesi, quando in realtà ci sono anche tanti magri che soffrono di sleep apnea. Però sapete che per esempio in Italia la sleep apnea si contende il primo posto per gli incidenti d'auto? Lo sapete che oggi uno dei motivi per cui non ti rinnovano la patente se hai una sleep apnea e se non fai terapia con la BiPAP o con la CPAP domiciliare? Quindi è certamente un iceberg di cui vediamo solo la punta e con cui certamente dovremmo misurarci un po' di più in futuro. Questi sono i fattori predittivi di difficoltà laringoscopica. Ve ne ho evidenziati 3 per un significato ben preciso, quindi la circonferenza del collo, ve l'ho già detto, va più con l'obesità, la diminuzione della compliance sottomandibolare, sono quei colli, ma soprattutto quella parte lì sotto la lingua che voi sentite più rigida per effetto di radioterapia, per effetto di interventi chirurgici, per effetto di malattie metaboliche, perché se quello spazio è rigido, quando fate la laringoscopia non c'è dove mettere la lingua e la laringe, quindi vi trovate sempre una laringoscopia difficile.
e vi ho evidenziato l'apertura buccale, cioè la distanza interincisiva, perché se voi avete un paziente che ha tutto in ordine, perfettamente in ordine, anche 8 di tiro mentoniere, dove che volete, ma ha avuto un trauma della temporomandibolare e non apre la bocca, quella è una via aerea difficile perché non passa il laringoscopio. Quindi normalmente si assume un cutoff di 2 cm come valore critico, cioè se sei a 2 cm o meno, dimentica di mettere quel paziente a nanna, perché il laringoscopio, anche quello sottile, non passa da quella distanza, comunque vi fa faticare un sacco. Ma io direi che già 2,5 cm, 2,8 cm possono complicarvi la vita. Quindi questo è uno di quei famosi parametri che andrebbe sempre misurato con un certo rigore. Voi mi direte, ma abbiamo i videolaringoscopi, magnifico, ne parleremo in un'altra occasione se volete. Comunque, vedete che i videolaringoscopi, quando intervengono su una via aerea fallita col Macintosh, hanno un rescue success del 94%, significa che ci sono comunque un 6% di fallimenti. E vi ricordo che non sappiamo granché dei fattori predittivi di una videolaringoscopia difficile. La distanza tiro-mentoniere, che è tanto importante col Macintosh, probabilmente con i videolaringoscopi non conta granché, perché i videolaringoscopi, sapete, guardano dietro l'angolo, quindi quella laringe la vedete lo stesso. Poi la difficoltà di intubazione, questo è un altro discorso, perché se avete usato videolaringoscopi, sapete bene, vi sarà successo che vedete benissimo, ma non riuscite a far passare il tubo. Quindi anche qui c'è da ragionare. Certamente se dobbiamo identificare quelli che quei fattori predittivi che ci suggerisce la letteratura, tornano prepotentemente l'irraggiamento del collo, quindi radioterapia, chemioterapia, il fatto che ci siano delle ferite anche chirurgiche o una patologia del collo, un collo particolarmente grosso, tutti questi fattori contribuiscono a suggerire una videolaringoscopia difficile. Anche qui, se la bocca non si apre, quindi se c'è una distanza interincisiva ridotta, e qui bisogna vedere se usate un air track, c'è cioè un canalato che è bello spesso, un glyscope o uno storz che invece è sottile, anche questo fa la differenza. Poi ci sono i dispositivi extraglottici, la maschera laringea è un salvavita perché vi consente di recuperare una laringoscopia fallita e di comunque di riuscire a ventilare quel paziente, ma anche qui esistono dei limiti, cioè ci sono dei quadri o delle condizioni ben precise che possono rendere difficile l'utilizzo di una maschera laringea o un presidio sovraglottico. Per esempio, torna, se avete un BMI di 50, potrebbe essere una controindicazione o comunque potrebbe non funzionare benissimo una maschera laringea. Se il paziente non apre la bocca, non riuscite a farla passare. Se il paziente ha un problema di una stenosi glottica o sottoglottica, se ha una, che so io, un quadro di shock anafilattico con edema completo della laringe, la maschera laringea non ci passa da lì, o anche se passa, comunque non fa passare aria. Quindi anche qui valutate nella difficoltà di gestione della via aerea anche il fatto che se un paziente è difficile da intubare, poi magari anche delle stigmate di ventilazione difficile, e in più vedete che per qualsiasi di questi motivi non vi potete aspettare un grosso successo posizionando un dispositivo sovraglottico, è chiaro che avete già tre indici in cui non vi importa più sapere se sarà un Cormac 3, 3,5 o 4 meno un quarto o con la matta. Quello che vi importa lì è che quel paziente non sopprimete il respiro spontaneo e lo intubate da sveglio, perché sapete che se avete una difficoltà laringoscopica è molto probabile che ci sia anche di ventilarlo e anche di recuperarlo con una maschera laringea. Vi ricordo prepotentemente il peso di un singolo parametro. Ci sono dei parametri che come Mike Tyson erano pesi massimi. Quella signora che vedete lì è una paziente, una delle tante che ho intubato col broncoscopio, in cui vedete che si vede che le mancano due dentini alla vostra destra, che si era staccati lei per riuscire a far passare il cucchiaio, perché operata per un tumore della temporomandibolare, quella che vedete lì era la sua massima apertura buccale. La signora doveva essere operata per una colecisti, l'avevano caparbiamente addormentata, non ricordo in quale ospedale periferico, per fare la colecisti, le hanno rotto un altro dente, non sono riusciti a intubarla, l'abbiamo fatta da sveglia col broncoscopio. Per dirvi che ci sono dei parametri, tra questi sicuramente la distanza interincisiva è uno di quelli determinanti, può essere tutto perfetto, ma ne basta uno solo di questi alterati, per cui non avete altre alternative. E ripeto, la distanza interincisiva è quello più rappresentante. Poi vi ricordo anche
che mentre ci siete lì a fare la vostra valutazione, oltre a pensare a una difficile intubazione o ventilazione, valutate anche la possibilità di una estubazione difficile. Quindi tutti quei pazienti che sono difficili da intubare saranno anche difficili da estubare, e qui non ci piove. Poi un paziente facile ma sottoposto a un'intubazione prolungata può diventare difficile da estubare. I pazienti con sleep apnea, anche loro sono tanto difficili, o certe volte molto difficili da estubare, perché hanno un problema di collasso delle vie aeree post-estubazione, hanno un problema di reintubazione urgente e così via. E poi ci sono alcune branche chirurgiche, la chirurgia di testa e collo, la chirurgia della carotide, la chirurgia robotica in cui si fanno 7-8 ore a testa in giù e quindi gonfiano come i palloncini. Anche questi sono dei parametri, dei fattori che voi dovete considerare. E non ultimo, dovete considerare anche la difficoltà di cricotirotomia. Voi avete un paziente come questo, in cui la distanza di ventaniera è buona, è un Mallampati 3, che non è fisso, ha un BMI bello significativo. La circonferenza del collo è piuttosto difficile da andare a misurare, perché è come se collo non ne avesse. E qui, se voi dite, vabbè, fallisce questo, fallisce quell'altro, faccio una cricotirotomia, qui non la fate nemmeno con l'aiuto del calendario, quindi con tutti i santi sul calendario. Quindi questo è uno dei motivi per cui probabilmente, soprattutto quando anche la cricotirotomia è prevista difficile, voi non dovete perdere granché tempo a scegliere cosa fare. Questo è un paziente che si intuba da sveglio, col bidolaringoscopio, col broncoscopio, fate voi, ma si intuba con mantenimento del respiro spontaneo. E qui capite bene che non ha senso andare a prevedere quale parametro vi darà difficoltà la laringoscopica. Questa è una via difficile, anatomica, funzionale, in termini di possibilità di recupero e anche a prescindere dalle competenze. Per la precisione didattica, questi sono tutti i fattori che possono essere predittivi di una cricotirotomia difficile. Quindi, ho tutti quei casi in cui il collo è ispessito da grasso, radioterapia, tutto quel che volete, o poco accessibile per una deformazione alla colonna, o è difficile identificare la membrana cricotiroidea. Nelle donne è più difficile che negli uomini, nei bambini piccoli è estremamente difficile, se sono obesi, idem, se c'è una deviazione importante alla trachea, idem, se ci sta anche un tumore, una patologia cervicale, tutto quel che volete, anche questo rende tutto più difficile. Quindi sono tutti questi gli elementi che bisognerebbe mettere insieme dentro il calderone. E voi direte, come in questo caso è impossibile che accada, però siccome, che sai, ve l'ho detto prima, la fortuna è cieca ma la sfortuna ci vede benissimo, la previsione di difficoltà fatela sempre, anche quando pensate che non sia utile, perché magari scoprirete qualcosa che vi può mettere in allarme, e fatela anche in emergenza. In emergenza magari non ci può essere il tempo di fargli l'anamnesi col paziente, di far tenere di discussione con lui e con i suoi familiari, ma esistono una gran serie di score. C'è quello RODS, c'è il LEMON, ci sono le 4D, c'è il MOANS, c'è lo SHORT. Sceglietene uno e adottatelo con sistematicità. Ancora una volta, per dire che anche in emergenza perdere 30 secondi per capire un po' cosa volete fare vi consente di risparmiare coronarie, preoccupazioni e crisi dopo aver indotto magari un'anestesia per l'intubazione, scoprendo che poteste avere una serie di problemi. Quindi qui la cronaca che dovete ricordare è molto semplice: di farlo sempre, do it, in ogni caso, in ogni paziente, in qualsiasi contesto. Poi abbiamo delle situazioni specifiche, questo è un bel lavoro, quello che vedete a destra è la stessa paziente, vista al primo trimestre e all'ultimo trimestre di gravidanza. Quindi man mano che progredisce la gravidanza la via aerea cambia, e quindi anche in questo caso non solo valutatela con grande attenzione, perché l'ostetrice è uno di quei campi in cui la mortalità, se c'è, è anche del 200%, prendi uno e muoiono due, ma è anche uno di quei campi in cui questa via aerea cambia, per cui un Mallampati 1 o 2 all'inizio della gestazione può tranquillamente diventare un Mallampati 3 o 4 alla fine della gestazione, quindi non accontentatevi di una vecchia valutazione. In terapia intensiva poi non ne parliamo, tanti articoli, tante cose, tutto quel che volete, ma vi basti pensare. Uno, che già per esempio questi pazienti li intubate su un letto che non è il letto di sala operatoria. Non è rigido, non lo potete modulare, molto spesso non accedete facilmente alla testa e tutto quel che volete.
ma soprattutto ricordatevi questo, questa bella immagine. Avete un aborigeno del genere che certamente non ha problemi di distanza tiro-mentoniera, vi potete chiedere se è difficile da intubare, ma se il paziente è normale, ma un torace del genere, questa è un'intubazione funzionalmente difficile, perché questo è un paziente che non tollera l'apnea, questo è un paziente che appena voi levate la maschera dalla preossigenazione, dalla denitrogenazione, desatura immediatamente. Quindi una difficoltà X diventa una difficoltà X al quadrato se c'è pure un quadro polmonare del genere. Questo è il motivo per cui, per esempio, in terapia intensiva si suggerisce questo test che si chiama MACOCHA, l'ho sviluppato dal gruppo francese di De Jong, Samir Jaber e così via. Quindi mal lampati avanzato, la presenza di una sleep apnea, la presenza di una ridotta mobilità del collo, la presenza di una limitata apertura buccale, queste li conosciamo già. Ma in più, se il paziente è in coma, quindi il rischio di aspirazione, se il paziente è severamente ipossico, quindi se parte da un polmone, come quello che vi ho detto prima, e aggiungono anche il fattore umano. Se chi deve intubarlo non è tanto allenato, date uno score a ognuna di queste cose e da questo viene fuori quanto sarà prevedibilmente difficile gestire quella via aerea. Non intubarlo, ma proprio gestire quella via aerea. Quindi questo si chiama MACOCHA e giù vedete il riferimento bibliografico, insomma, trovate dovunque. E poi soprattutto prendetevi una bellissima abitudine, fatelo voi che siete giovani e quindi potete cambiare il futuro. Ogni volta che avete una difficoltà di intubazione o di estubazione, entrambe, fate al vostro paziente un fogliettino con un certificato su cui scrivete tutto quello che avete trovato, come lo avete gestito e cosa consigliate al collega che lo riprenderà. Perché io mi trovo, pazienti ti vengono con papelli infiniti fatti dagli omeopati o dagli allergologi segnalando le cose più improponibili, e poi non sappiamo nulla dei loro pregressi di difficoltà intubatoria, perché c'è sempre omertà, perché c'è quello, cioè la cosa che sappiamo tutto al più è: ah sì, mi hanno addormentato e mi sono svegliato in terapia intensiva, oppure sì, mi hanno addormentato, mi hanno fatto l'intervento quel giorno, ma l'hanno fatto il giorno dopo. Mi è venuta una volta una signora e ho detto: sì, ha avuto precedenti difficoltà con le precedenti anestesie? Ma dice: no, niente di particolare, cioè, hanno avuto qualche difficoltà quando mi hanno dovuto fare una tracheotomia d'urgenza. È chiaro che hanno dovuto fare una tracheotomia d'urgenza, la signora aveva una discite brucellare per cui non solo aveva il collo immobile ma non riusciva manco ad aprire la bocca. Per dirvi, fate una certificazione, un documento da lasciare al paziente insieme a, così come si fa quello per l'allergia, per quel che volete, guardate che i vostri futuri colleghi me ne saranno sempre eternamente grati. Se voi ricevete un foglio in cui dice ha avuto quelle difficoltà, sappiate che è una difficoltà di intubazione oggi, tra 2 anni, o tra 5 anni sarà solo più difficile, perché poi viene l'artrosi, perché viene il diabete, perché si va in sovrappeso, perché compaiono altre comorbidità. Quindi l'intubazione difficile può diventare solo peggiore. Una facile può diventare difficile, ma che una difficile diventi facile non esiste. Quindi la domanda a sto punto è semplice, non è più predire o non predire, ma è predire o predire, sempre, non si scappa. E ammettiamo, come in questo caso, sapete, c'era la legge di Murphy che diceva che il modo migliore per far piovere è lavare la macchina. Quindi anche se noi sappiamo che le previsioni di difficoltà hanno i suoi limiti, comunque bisogna farla perché non ci serve per indovinare esattamente, ma ci serve per preparare un nostro mindset. Questi sono i fantastici condom di Guerre Stellari, che la forza sia con te, per ricordarci che prevenire un problema è sempre meglio che doverlo trattare. Questo è ancora più vero quando parliamo della gestione delle vie aeree, perché quando succede un problema lì ci troviamo chiamati a gestirlo, spesso con poco tempo, spesso con una saturazione che crolla, spesso con tutta una serie di problemi e corollari. Quindi meglio prepararsi prima che non doverlo inseguire dopo. E soprattutto vi dico, questo è un documento molto importante insieme al MAP4. Questo è un documento che sono i close claim americani. Loro guardano cosa succede con le assicurazioni, guardano quanti casi per una cosa o per l'altra. Una cosa che hanno visto è che nel decennio che c'era prima delle linee guida americane e nel decennio dopo, una cosa molto importante è cambiata, che la mortalità si è abbattuta, diciamo, gli incidenti all'induzione, chiamiamoli così, quindi mortalità o danno cerebrale, si sono abbattuti dal 62 al 35%. Questi numeri non li ha fatti nemmeno la penicillina nel trattamento delle infezioni, non li ha fatti nemmeno la RDS Network. Quindi questi numeri ci dicono che gestire la via aerea
con una strategia, con un planning, con poche idee chiare in testa, funziona meglio di qualsiasi dispositivo, vitrolaringoscopio, broncoscopio, cosa che noi abbiamo, perché i dispositivi non valgono nulla se non li collochiamo in un percorso decisionale. E quindi previsione significa intanto fare una strategia, perché se tu guardi il paziente, ti preoccupi di come può essere, dici guarda, se è così facciamo così, se è colì facciamo colì. Quindi già hai un'idea chiara prima. Quindi se vi girassi la domanda, stile Gerry Scott, dice predire o non predire, c'è sempre, solo quando abbiamo la percezione che sia necessario, solo parenti e amici, oppure in tutti i pazienti. È chiaro che la risposta è in tutti i pazienti, e aggiungo anche in tutte le circostanze. Poi, vedete, Shakespeare è stato molto vario, perché tutte le sue tragedie erano Amleto e muoiono tutti, Macbeth e muoiono tutti, Re Lear muoiono tutti. Allora, io diciamo, vorrei evitare che la stessa tragedia si ripetesse anche nel campo delle vie aeree. Quindi accettando o accettiamo il fatto che i test di previsione o tutto questo lavoro che noi facciamo possa essere anche sovradimensionato. Cioè accettiamo il rischio che poi lo diamo per difficile e non lo sia. Che nella peggiore delle ipotesi ci siamo preparati, ci siamo allenati e non è successo niente. Ed è la strada da preferire totalmente rispetto al quadro in cui noi non ci aspettiamo la difficoltà e ce la troviamo, perché poi in quel caso andrà tutto molto peggio. Qui rispondo a cosa c'entra il cubo di Rubik. Allora, noi siamo abituati a pensare, siamo stati abituati a pensare alla previsione di difficoltà come il mago Telma laggiù, cioè che noi facciamo la nostra valutazione ed eravamo in grado di dire questo paziente sarà un Cormac 2,5. La saturazione arriverà massimo 85% durante i tentativi di intubazione, ma ci riuscirò al quarto tentativo. Questo è impossibile, non ci sarà nessun test che ci farà prevedere esattamente come andrà la gestione delle vie aeree, perché Tolstoi l'ha detto in quel modo, Anna Karenina, quel che volete, ma la gestione delle vie aeree è un po' come il cubo di Rubik, cioè la difficoltà non è mai la stessa, può nascere la stessa difficoltà con infinite combinazioni delle facce del cubo, perché un centimetro in più da una parte, corrispondente a un centimetro in meno dall'altra, vi può definire una difficoltà totalmente diversa. Non ci saranno mai due pazienti difficili da intubare allo stesso modo, e non ci sarà mai nessuno, cioè ci vorrà forse un giorno una rete neurale che, mettendo insieme tutti i parametri anatomici, fisiologici, di environment, di esperienza e quant'altro, vi potrà predire con massima precisione quello che accadrà. Fino a quel momento io credo che quello che bisogna fare è prevedere o pianificare la gestione della via aerea, non facile o difficile, ma affrontarla in questo senso. Quindi bisogna predire sempre la possibilità di dare ossigeno a questi cristiani. Quindi fatela sempre, preossigenate tutti, facili o difficili che siano, scegliete la tecnica in base a quella difficoltà che vi aspettate, in base alla riserva funzionale di quel paziente, se tollera o meno l'apnea, in base al team con cui lavorate, perché se siete con l'anestesista bravo, simpatico, anziano, che vi dà una mano, non è lo stesso che essere con il socio sanitario del reparto di ortopedia dove vi hanno chiamato alle 3 di notte. Quindi dovete contestualizzare anche in funzione di questo. E soprattutto ricordatevi che non esiste una via impossibile se voi l'avete preparata adeguatamente prima. Le vie difficili o impossibili sono solo quando noi non siamo preparati per gestirli. Perché se abbiamo modo, tempo e testa, ogni via la possiamo gestire. Quindi, ve lo dico con Shakespeare per chiudere il discorso, lui ha fatto una serie di commedie, tragedie, fate voi, sono esattamente, insomma, si inquadrano perfettamente con la stessa previsione di difficoltà della gestione delle vie aeree, perché la tempesta corrisponde alla tempesta di test che sono stati proposti. La commedia degli errori corrisponde a tutti i test che di fatto non risultano efficaci o funzionali. Il sogno di notte di mezz'estate è avere il test perfetto, il così come vi piace corrisponde al fatto che ognuno alla fine sta avendo difficoltà la fa a modo sua, il mercante di Venezia è quel fenomeno per cui ognuno si alza e inventa un test, il tanto rumore per nulla è il problema dei falsi positivi, e il major to major è quella storia che vi ho detto prima di non usare più le dita o insomma altri meccanismi poco ortodossi, ma di andare a misurare. Il tutto è bene, quel che finisce bene è la storia dei falsi negativi, ed è in generale la storia della previsione di difficoltà, perché se voi la fate comunque non sbagliate,
e se vi preparate al peggio e poi questo peggio non viene, alla fine non si è fatto male nessuno. Poi, sempre come diceva Shakespeare, con tutte queste premesse dice: ma continuare a fare la previsione è follia? Sì, probabilmente sì, è follia, ma non dicevamo detto, almeno c'è del metodo. E questo metodo è quello che poi può fare la differenza tra un paziente che si sveglia sano e salvo e un paziente che ve lo addormentate e non si sveglia più. Non voglio fare il tragico, ma purtroppo ancora oggi ci sono incidenti legati alla gestione delle vie aeree e nella stragrande dei casi, se ci riflettete, noi abbiamo dispositivi e tecniche per gestire qualsiasi via aerea. Quindi se c'è ancora gente che muore o che ha danno cerebrale o quant'altro, è semplicemente perché c'è un errore umano. Non è certamente perché ci mancano i dispositivi. E credo di aver finito. Sì. Ok. Allora, torniamo a vederci in faccia. Ok. Ci siete ancora? Sì. Sì. La posso fare una domanda? Prego, prego, scatenatevi. Volevo sapere che cosa ne pensavo dell'intubazione retrograda. Ma guarda, l'intubazione retrograda è una tecnica carina, ed è una tecnica che, allora diciamo che in un certo senso potrebbe essere, come spettro di indicazioni, potrebbe coincidere con la fibroscopia, tanto che alcuni la chiamavano scherzosamente la fibroscopia dei poveri, perché se tu non avevi il broncoscopio, una tecnica che potevi usare era appunto l'intubazione retrograda. Non è tanto semplice, non è tanto ovvia, l'anestesia locale, dove la membrana ti dentro il sindimero dovresti recuperare con una major in un paziente sveglio, non è certamente una tecnica tanto agevole da fare nel paziente che già dorme o che è curalizzato. Io direi che probabilmente oggi, stante la disponibilità dei broncoscopi, dei videoendoscopi, tutto quel che volete, forse insomma è una tecnica ormai un po' retro. Ecco, io personalmente nei corsi non la insegniamo più, e io credo che abbia granché senso. Sarebbe molto più importante allenarsi a fare le cricotiotomie piuttosto che l'intubazione retrograda. Perfetto, grazie. Posso fare una domanda? Prego. Allora, salve da Argenio, da Cosenza. La prima è una considerazione, cioè lei prima ha parlato di una discite del collo, per quella che è stata, io sono stato anestesista dell'otorinolaringoiatria per 2 anni, tutti gli ascessi delle strutture del collo ovviamente sono probabili intubazioni difficili. La mia domanda è invece, le sindromi, quali sindromi hanno alta probabilità di intubazione difficile? Ma, diciamo che anche qui, poi ogni sindrome può avere vario grado di espressione o di penetranza delle singole alterazioni o dei singoli, diciamo, geni coinvolti poi in quello che è il fenotipo. Mi direi che vanno sempre riportate alla valutazione o ai criteri di valutazione di cui vi ho parlato prima. So io, l'acromegalia, per esempio, è associata all'intubazione difficile, semplicemente per una questione opposta, non di distanze troppo corte, ma di distanze tanto lunghe. Se volete anche un diabete di lunga data, mal controllato e quant'altro, viene da alcuni associati a un'intubazione difficile, perché la glicosilazione delle proteine irrigidisce le strutture, quindi poi le strutture della laringe diventano meno mobili e quant'altro. Ci sono dei quadri sindromici, molto spesso questi quadri sindromici li vedono da piccoli, ma insomma, qualsiasi libro di anestesia o rianimazione riporterà una sfilza infinita a quelli noti e a quelli meno noti. Io credo che piuttosto che andare mnemonicamente con le sindromi, anche lì andate a fare le vostre riflessioni caso per caso, andando a vedere i vari parametri. Io ricordo di un paio di pazienti con la Arnold Chiari, con l'ossificazione della giunzione atlanto-occipitale, beccato insomma un paio di questi casi davvero difficili da intubare, davvero difficili, perché l'ossificazione della giunzione atlanto-occipitale poi è tremenda. Era un monoblocco col collo e col tronco. La signora aveva detto che era una discite brucellare proprio dei corpi vertebrali cervicali. Insomma, ce ne sono tante di sindrome che possono complicarci la vita, però riconducibili sempre ai fattori che vi ho detto prima. Sì, grazie. Io mi riferivo anche a quelle sindrome con ovviamente ritardo mentale.
nelle quali fare queste valutazioni diventa un pochettino più difficile per la mancata collaboratività del assolutamente paziente. Sì, assolutamente sì. In questi casi io credo che diciamo un senso ce l'abbia sempre, come dire, giocare per eccesso di zelo. Chiaro, questi sono pazienti complicati da gestire, perché non solo non puoi esplorare bene quelle che possono essere i vari parametri predittivi o quant'altro, ma addirittura se poi tu ti ritrovi in una condizione di difficoltà prevista, perché questi poi sono pazienti che magari accettano semplicemente d'amblè una intubazione da sveglio col broncoscopio, perché certamente non ti collaborano alla visita, figurati a fare la broncoscopia. Quindi anche lì bisogna lavorare bene in fase preparatoria, bisogna lavorare bene poi eventualmente con la sedazione, bisogna capire se sono sedabili o non sedabili, bisogna capire se lì può avere un senso una tracheotomia in anestesia locale di attendere come prima scelta e via dicendo. Grazie mille. Prego. Massimo, mi senti? Sì, ti ascolto. Ciao, intanto grazie e complimenti per la cosa, per la meravigliosa esposizione. Ti volevo chiedere, ultimamente stanno rivalutando, con tutta una serie di review, Cochrane e altro, il ruolo dei videolaringoscopi. Vorrei chiedere dove li collocheresti in termini di indicazioni nei pazienti, perché non è una cosa così scontata e banale. Allora, non lo è per niente. Allora, io sono tendenzialmente, come dire, ostile alle meta-analisi e alle systematic review. Lo sono per una serie di motivi. Prima di tutto perché sono uno strumento che è esploso negli ultimi anni e che secondo me è esploso più per favorire le carriere che non per la loro reale valenza. Secondo motivo, per cui sono un po' riluttante, perché tanto spesso queste systematic review sono fatte da persone che sono bravissimi statistici ma che non hanno esperienza clinica. E il terzo motivo per cui sono riluttante è il fatto che se tu metti insieme tanti studi che parlano della stessa cosa ma non omogenizzi anche i criteri di arruolamento, alla fine finisci per moltiplicare mele con pere. Per cui, parlando di videolaringoscopi, la systematic review più grossa è quella che ha fatto Lewis, che ha pubblicato un paio di anni fa sul British. Cioè, anche lì il risultato di quella meta-analisi è che i videolaringoscopi fanno vedere meglio la laringe, ma che conti della serva alla mano di fatto non migliorano più di tanto il successo alla laringoscopia. Cioè, se noi dovessimo ragionare in termini di medicina basata sulle evidenze, non hanno questo immenso vantaggio. Però è chiaro che se tu metti dentro questa meta-analisi tutti gli studi, rischi di prendere lucciole per lanterne. Io ho un esempio banalissimo, è uno studio, se non avete sentito parlare, vi invito a leggerlo perché è molto bello per affinare il senso critico. È comparso su JAMA, quindi non era una rivista da due lire. E il primo autore era Lascarroux, era un gruppo francese che ha valutato l'impiego dei videolaringoscopi in rianimazione. Se voi andate a leggere quel lavoro, viene fuori che il videolaringoscopio era una tragedia, perché i risultati dell'intubazione erano più scarsi, i pazienti desaturavano molto di più, c'era tutta una serie di problematiche e via dicendo. Poi se andate a guardare i dati, vedete che più del 50% di quelle intubazioni le hanno fatti con personaggi che non erano nemmeno anestesisti o residents specializzanti, più o meno grandicelli. È chiaro che lo studio su JAMA metodologicamente è perfetto, ma non riflette la realtà. Quindi, fatte tutte queste premesse, i videolaringoscopi sono degli strumenti importanti, funzionano bene se voi li usate nella routine. Quindi, se voi siete bravi a usare il videolaringoscopio nella pratica clinica quotidiana, aggiungono un valore a recuperare una via aerea difficile. Ma se voi usate sempre il Macintosh, usate il videolaringoscopio, l'ama Macintosh, quel che vuoi, quella volta che c'è difficoltà, pensate che prendendo il videolaringoscopio si risolva, non funziona così. Il principale determinante del successo del videolaringoscopio è l'esperienza con il loro uso. Capitolo numero 2 è quello molto affascinante: se avete usato il videolaringoscopio, vi sarà successo certamente almeno una volta nella vita che vedete benissimo, ma non riuscite a intubare. Le videolaringoscopie hanno spostato il baricentro della difficoltà dalla laringoscopia all'intubazione. Per cui, guardando dietro l'angolo, quindi mettendo l'ottica dentro la laringe del paziente, è chiaro che noi vediamo sempre bene. È rarissimo vedere un Cormac 3 o un 3 estremo o un 4 alla videolaringoscopia. Io personalmente non l'ho mai visto. Mentre può accadere che vedi un Cormac 2,
una visione non brillante della commissura anteriore e fai le fatiche di Ercole per riuscire a convincere il tubo ad andarci, perché è chiaro, col bisogno di endoscopio non ci servono gli assi per visualizzare, ma gli assi servono per far andare il tubo. Quindi esistono anche quella quota di pazienti in cui il laringoscopio ti dà un'eccellente laringoscopia, ma comunque non riesce a intubare. C'era lo studio di Aziz, ve l'ho fatto vedere prima, 8-10% delle video laringoscopie rescue, quindi non di tutte, ma di quelle rescue falliscono. Quindi sono strumenti fondamentali. Adesso col Covid hanno avuto un boom, probabilmente questo aiuterà tanta gente ad avere video laringoscopio ed usarli nella routine. Io non mi sento di dire che siamo pronti a sostituire il Macintosh, ancora per una questione di costo-beneficio, di disponibilità ubiquitaria nel mondo. Voi con i Macintosh la maggior parte delle vie le gestite, soprattutto se le abbinate all'uso di un introduttore, e costa molto meno di un vitrolingoscopio. Però credo anche che non se ne possa fare a meno, e che soprattutto voi giovani dovete cominciare a usare il vitrolingoscopio nella routine, nella quotidianità, perché da qui a 5 anni, 10 anni, probabilmente ci saranno solo videolaringoscopi. Il buon Macintosh lo metteremo finalmente in pensione. Quindi, Massimo, dimmi. Sono Elisa. Io volevo fare due domande. La prima è, nel caso in cui noi con un videolaringo visualizziamo bene, abbiamo un buon cormac, ma non riusciamo a indirizzare il tubo, il mandrino classico normale, non il frova lungo, il mandrino normale può aiutarci, no? Cioè, a me è capitato a volte di riuscire così, col mandrino. Sì. E poi... sì. No, dimmi, se vuoi fare un'altra domanda, poi ti rispondo tutto in un'unica soluzione. No, poi mi piacerebbe, se sei disponibile, che si affrontasse un po' il problema di tutti i presidi che abbiamo a disposizione, e in particolare del fibro broncoscopico. Allora... I videolaringoscopi funzionano tutti con un principio che è stato chiamato molto semplicemente dagli inglesi look around the corner, cioè guardano dietro l'angolo. Quindi i videolaringoscopi o sono lame Macintosh con un video, o sono lame cosiddette difficult, quindi iperangolate, che seguono, se volete, un po' l'anatomia delle alte vie aeree. Quindi quando voi la posizionate nel paziente, l'occhio del videolaringoscopio è davanti alla laringe. Allora, mentre voi col Macintosh, per vedere, avete bisogno di allineare l'asse dell'occhio con quello orofaringo-laringeo, quindi la cosiddetta line of sight. Quindi, quando mettete il Macintosh, altro non fate che allineare le strutture e vedere un po' di laringe. Ora, col Macintosh, se vedete, vuol dire che c'è una linea dritta. Se c'è una linea dritta, intubate. Quindi, o col mandrino, o con l'introduttore, quel che volete. Perché vedete, con i videolaringoscopi, questo non accade. Perché se voi guardate col videolaringoscopio e sullo schermo vedete un cormac 1 o 2, non li dovremmo chiamare cormac, perché il cormac nasce per la laringoscopia standard. Con i videolaringoscopi si dovrebbe parlare più correttamente di frimento score o di pogo, quindi percentuale di apertura cotti. Mettiamo che voi vediate benissimo la laringe, ma se voi guardate in bocca al paziente con il videolaringoscopio come se fosse un Macintosh, poi non vedete nulla, perché non c'è nessuna linea dritta. Allora, per superare questa difficoltà, le strade sono o i videolaringoscopi canalati, come la AirTrack, che hanno già un canale dentro cui trascorrere il tubo e che quindi vi porta il tubo dove serve, oppure montare un mandrino o un introduttore. Ora, il mandrino serve per conformare il tubo. L'introduttore non solo gli può conformare il tubo, ma ha un vantaggio immenso rispetto al mandrino, su cui vi invito a ragionare. Allora, intanto fate una differenza chiarissima di nomenclatura nella vostra testa. Una cosa sono i mandrini, che sono semirigidi, sono malleabili e sono lunghi bene o male quanto un tubo. Una cosa sono gli introduttori, o bugi, o introduce, o come volete voi, che sono lunghi almeno due volte il tubo. Quindi non chiamatelo mai mandrino di frova, perché sennò a Giulio gli viene un attacco epilettico. Siamo introduttore di frova, e si chiama così perché voi lo potete introdurre indipendentemente dal tubo. Quindi il vantaggio vero, al di là della punta, tutta una serie di cose di cui potremmo parlare, il vantaggio vero degli introduttori è che quando voi intubate un paziente con un introduttore, quello che muovete in bocca al paziente è un tubicino che ha, alla peggio, 5 mm di diametro.
quando voi avete un paziente in cui dovete mettere anche un tubo 7, voi avete 9 mm di diametro esterno del tubo, quindi quello che voi dovete muovere nella bocca è un aggeggio di un centimetro contro un aggeggio di mezzo centimetro. Se siete con una laringoscopia o videolaringoscopia difficile, in cui c'è poco spazio e tutto, manovrate molto meglio l'introduttore che non il tubo mandrinato. Perché il tubo, ripeto, anche il più piccolo che scegliete con un mandrino dentro, quello che comanda è sempre il diametro esterno. Tant'è che c'è uno studio molto bello che è uscito l'anno scorso su JAMA, o New England, no, JAMA, e si chiama Driver, il primo autore, è un gruppo di medici d'urgenza americano, hanno dimostrato la schiacciante superiorità dell'accoppiata videolaringoscopio introduttore rispetto all'accoppiata videolaringoscopio mandrino. Quindi, la risposta alla tua domanda è sì, il videolaringoscopio fa sempre vedere bene. Certe volte non è facile intubare, molto spesso con i videolaringoscopi non canalati ci vuole un mandrino, sarebbe meglio usare un introduttore. Poi, dottor Sorbello, posso... Come? Sì. Perdoni, interrompo. Sempre d'Argine da Cosenza, mi permetto di fare solo una considerazione. Io credo che il migliore introduttore di tutti resti nella maniera più assoluta il fibroscopio. Quindi facendo un'intubazione a quattro mani con un videolaringoscopio e un fibroscopio sul quale abbiamo montato il tubo e riusciamo, secondo quella che è stata praticamente la pratica delle intubazioni difficili previste con il doppio strumento, ad intubare pazienti che, come lei già appena detto, non hanno una linea retta e per i quali ovviamente, seppur la visualizzazione con il videolaringoscopio è discreta, non riusciamo magari a direzionare con un mandrino e a volte nemmeno con l'introduttore di prova o con una bughi. Quindi io, se si ha a disposizione un altro anestesista, ovviamente allora, si può fare questa... Se hai a disposizione un altro anestesista, se hai a disposizione anche un fibroscopio oltre a un videolaringoscopio, se il paziente ha una riserva di, come dire, respiratoria tale che te lo può permettere, puoi fare quel che vuoi. Io, diciamo, per mia attitudine e anche come messaggio didattico, passo sempre il messaggio che la parola fibroscopio e la parola anestetizzato non dovrebbero mai stare nella stessa frase. Nel senso, il vantaggio vero del fibroscopio deriva dal fatto di usarlo a respiro spontaneo. Perché usare un broncoscopio in un paziente curalizzato è come se mi dicessero: guarda, hai Monica Bellucci a casa tua, puoi fare quel che vuoi, ma hai 30 secondi per farlo. Io personalmente non solo non mi accontenterei, ma pure mi arrabbierei. Voglio dire con questo, la tecnica a quattro mani è descritta, è una tecnica che funziona ma che presuppone una buona intesa tra i due, presuppone che tu sappia usare bene il videolaringoscopio e molto bene il broncoscopio, e soprattutto poi diventa ridondante nella misura in cui, se tu hai fatto un po' di tue valutazioni, stai tranquillo che un paziente in cui tu non riesci con il videolaringoscopio e il mandrino o l'introduttore a intubarlo, vuol dire che la sua condizione anatomica è tanta e tale che non dovrebbe essere passata inosservata. Per cui forse la scelta che potevi fare a priori è quella di intubarlo comunque col broncoscopio da sveglio, se ce l'hai, no? Sì. Quindi vi invito a considerare anche l'opzione di intubare i pazienti con il videolaringoscopio ma da svegli, perché lì funziona tanto meglio. Quindi anestesia topica come per il fibroscopio, ma la fate con il videolaringoscopio. Guarda che la tecnica a quattro mani vi deve far riflettere sull'unico vero immenso limite del fibroscopio, che io adoro, ok? Non è uno strumento facile da usare, perché per diventare bravi con un broncoscopio dovete farne 70-100 di broncoscopie prima di dire sono bravo a usarlo, ok? Ma soprattutto vi dico, il broncoscopio è uno strumento molto bello, ma ha un enorme limite. L'unica cosa che non vi fa vedere è quando intubate, cioè quando il tubo passa le corde. Non lo vedete, col broncoscopio non ci riuscite. Quindi mettere dentro il videolaringoscopio è la sua utilità. Però ripeto, quella è una tecnica che io non mi sentirei di raccomandare rutinariamente. Io credo che la maggior parte di quei casi siano gestibili con un videolaringoscopio e un prova. Se poi diventa davvero complicata, perché se sapete farlo, se c'è il fibro, se c'è chi può farlo e se la saturazione non è un problema, fate quel che volete.
lo svegliate il paziente e con calmina da sveglio lo intubate col broncoscopio o col bidoroscopio, ma da sveglio. Grazie. Elisa, tu mi dicevi invece per il fibroscopio cosa in particolare? In generale, il suo utilizzo, le sue indicazioni, sia qualche trucchetto per agevolarci nell'apprendimento, nello suo utilizzo. Allora, il broncoscopio non è un aggeggio difficile da usare. Ci sono degli studi molto carini che dicono, anche per i videolaringoscopi, che se voi nei vostri anni giovanili giocavate con la PlayStation siete avvantaggiati. Perché è chiaro che è un modo di gestire un dispositivo che deve basarsi su un feedback indiretto attraverso un oculare o uno schermo. Allora io direi la prima cosa, il broncoscopio è uno strumento preziosissimo perché vi consente di portare l'occhio dentro il paziente. Ed è uno strumento che io ritengo preziosissimo se utilizzato o nel paziente sveglio o magari attraverso una maschera lingea. Non lo ritengo così prezioso, anzi lo ritengo quasi pericoloso, ripeto, fatto salvo che non sono mani molto esperte, nel paziente curalizzato apnoico. Quindi, dopo 2-3 tentativi di laringoscopia falliti, io non sono per nulla d'accordo che si prenda il broncoscopio e si cerchi di intubare il paziente col broncoscopio mentre è in apnea. Viceversa, lo si sveglia, ecco, il paziente sveglio e respiro spontaneo, usate il broncoscopio, perché il vero valore del broncoscopio non è il broncoscopio, ma il fatto che il paziente sta a respiro spontaneo. Poi, una cosa ben diversa è imparare ad usarlo. I manichini sono importanti, oggi ci sono i dispositivi, diciamo, monouso, disposable, quel che volete. Perché col fibroscopio bisogna imparare tre cose. La prima cosa che devi imparare è a usarlo, quindi i movimenti di base, avanti, indietro, destra, sinistra, rotazione, inversione e così via. La seconda cosa che devi imparare a usare, devi imparare, è la sua indicazione, quindi respiro spontaneo, difficoltà prevista, insieme al videolaringoscopio, quel che vuoi. E la terza cosa che devi imparare poi è gestire la pratica clinica, perché nessun manichino sanguina, nessun manichino a secrezione, nessun manichino si tappa l'aspirazione e così via. Quindi l'unica è fare un po' di pratica. Poi vedrete, cioè l'unica cosa che vi invito a non fare è di averne, no, paura o quant'altro. È uno strumento che ci deve appartenere, una competenza nostra, proprio a tutti gli effetti. Cioè, se voi fate gli anestesisti, vi è chiesto di saper gestire la via aerea, che significa ventilare in maschera, ventilare con una laringea, saper intubare con broncoscopio, col fibroscopio, saper fare una cricotirotomia e tutta questa roba qui. Cioè, tutte queste sono competenze che vi devono appartenere. Noi non ancora in Italia, non è ben chiaro, ma fuori d'Italia i curriculum europei, la UEBA, la UEMS e quant'altro dicono se tu non hai fatto un certo numero di intubazioni, di broncoscopie, di quello, di quell'altro, non ti puoi specializzare. Questo apre poi il baratro dei pazienti, dei dispositivi, tutto quel che volete. Però una cosa che voi potreste fare, che io ho fatto tante volte quando ero al policlinico, può essere quella anche di, come dire, diventare un po' più elastici sulle indicazioni all'intubazione col broncoscopio e quindi farne una quota, diciamo, di difficoltà borderline, che magari gestireste con un fibroscopio in qualsiasi altro modo, con un fibroscopio, perché no? Dottore, non pensiate... Dico questo discorso di cercare di evitare la broncoscopia in un paziente addormentato, è perché comunque è una pratica che, diciamo, al di là delle skills dell'operatore, richiede un tempo maggiore? Allora, un'intubazione col broncoscopio è certamente più lunga, allora, mettila così. Se tu ti chiami o ti chiamavi perché è morto Anthony Kovassapian, non ci sarebbe stata differenza. Lui ha inventato la broncoscopia, lui ne avrà fatte migliaia nella sua vita, quindi probabilmente non era così per lui. Però in media un'intubazione col broncoscopio richiede più tempo rispetto a un'intubazione con il laringoscopio standard. Ok? Nel paziente addormentato si sommano il fatto che il paziente è curalizzato e quindi desatura. Il fatto che la mancanza di, non dico già che sia curalizzato, ma già il fatto che sia addormentato fa diminuire il tono muscolare, quindi il diametro medio di tutte le vie aeree, soprattutto dei segmenti molli delle vie aeree, diminuisce. L'intubazione con il fibroscopio nel paziente addormentato è più difficile, è molto più facile farlo nel paziente sveglio. Poi ci puoi mettere un filo di Dex, puoi far bene anestesia topica, ma guardate che intubare un paziente con broncoscopio da sveglio è molto più facile che non da addormentato. Poi, in generale,
dopo tentativi laringoscopici falliti su un paziente, ripeto, curarizzato, il broncoscopio non è la tecnica di scelta. Non lo è, perché il broncoscopio può avere tutti i vantaggi e i benefici del mondo, ma un piccolo handicap: non ossigena. E i cristiani, come vi ho detto, muoiono perché non li ossigeniamo. Quindi ha molto più senso mettere una maschera lingea, recuperare la saturazione e poi eventualmente intubarlo con il broncoscopio attraverso la maschera lingea, che non provare a intubarlo con il broncoscopio. Ripeto, c'è la tecnica quattro mani, è stata descritta, oggi probabilmente sarà sempre più facile farla perché sarà più comune trovare in una sala sia un vitrolaringo che un fibro, però è una tecnica avanzata, ecco, non è la tecnica di base. La tecnica di base è intanto ossigenare, recuperare la via aerea, poi dopo ti dai da fare per intubarlo. Questa è la regola aurea. Poi il broncoscopio, ripeto, serve per mille cose. Non potete pensare di far toracica senza un broncoscopio, non potete fare rianimazione senza un broncoscopio. Quindi assolutamente concordo nella necessità di doverlo imparare a usare. Dottore Sorbello, volevo fare un'altra domanda. Diciamo, cosa consiglia a un neospecialista, comunque a un giovane anestesista, che si trova a fare la sua seduta di ordinaria e trova un paziente in cui evidenzia delle deviazioni nel, diciamo, che possono predire un'intubazione difficile, non deviazioni marcate, quindi una bocca troppo piccola, ma leggere, ad esempio un'apertura buccale di 4 cm, una distanza di rometoniera piccole alterazioni. Che uno pensa, ma forse questo non è facile da intubare. Se normalmente a me in sala operatoria capita di preparare in quel caso il video laringo e l'introduttore di prova, se lei è d'accordo diciamo, con questa preparazione, e soprattutto come gestire il curaro. Perché c'è chi dice di non fare il curare o all'induzione in questi pazienti, c'è chi dice che aiuta, perché comunque in ogni caso abbiamo Gammadex, quindi... Hai messo nel calderone una serie di bombe atomiche. Allora, da dove parto? Dunque, allora, il minimo comune multiplo di tutte queste domande è una sola domanda. Cioè, tu prendi questo paziente, fai le tue valutazioni, e devi chiederti solo una cosa, vale a dire, posso in questo paziente sopprimere il respiro spontaneo? Cioè, se io sopprimo il respiro spontaneo, ho comunque un modo per ossigenarlo e ventilarlo? Se la risposta è sì, puoi fare quello che vuoi. Se la risposta è no, lo devi intubare da sveglio. Normalmente, il quadro che hai descritto tu, la somma di tante piccole alterazioni, corrisponde a pazienti in cui la difficoltà laringoscopica può esserci, può essere anche significativa, non è detto che siano difficili da ventilare o quant'altro, quindi magari questo è quel paziente in cui tu fai una gran fatica se devi intubarlo, però con la maschera, magari aiutato dal fluscio, aiutato da un'altra persona, con un po' di fatica, lo ventili comunque, ok? Quindi il punto è, se io ho un piano B per ventilarlo e ossigenarlo, io suggerisco e raccomando la curarizzazione piena. Okay. Quindi, perché evidenza in letteratura e in pratica clinica che se tu un paziente lo curarizzi profondamente viene meglio a ventilarlo, viene meglio a intubarlo, viene meglio a mettere una maschera lingea, viene meglio anche a fargli una cricotirotomia se serve. Ok? Quindi se tu dici, cioè se per intenderci, il paziente non apre la bocca, il paziente è un malampati 4 sovrappeso con slip apnea, questi sono pazienti che io non addormenterei mai, questi li intuberei da svegli, ok? Se invece il paziente ha una interincisiva di 2,7-2,8, ha un malampati 3 che si riduce, ha una tiromentonia di 5,8, il collo un po' rigido, io sinceramente so che se ho bisogno una maschera lingea ci passa, penso di poterlo ventilare anche in maschera, ho un vitrolaringoscopio e lo so usare, ho il frove e lo so usare, quindi io lo induco, lo curarizzo a dose piena e faccio il mio primo tentativo nella migliore setting possibile. Quindi posizione adeguata, videolaringoscopio e frova, montato in salute. Non è che prima guardo e poi me lo monto dopo. Okay. So che ho un fastidio, so che ho un problema, il piano B ce l'ho, si chiama maschera laringea. Ma se questo stesso paziente, sapete come te l'ho descritto, aveva un'interincisiva di 1,8, crolla tutto il palco e lì decido di intubarlo da sveglio.
Questo okay. È il cutoff. Quindi è il... se noi pensiamo che il paziente lo possiamo addormentare e intubare con videolaringo, lo dobbiamo curarizzare. No, se tu il paziente pensi che puoi ventilarlo... Lo posso ventilare, lo devo curarizzare. Lo devi curarizzare. Ok. Se, cioè, la difficoltà di laringoscopia può solo migliorare col curaro. Ok. La difficoltà di ventilazione fino a un certo punto migliora col curaro. Ma se tu hai dei parametri come il malampa di 4, la sleep apnea, la stenosi tracheale, la stenosi glottica, il BMI di 50, di 60, le radiazioni del collo, il questo alla barba o qualsiasi altro problema, questi sono tutti pazienti in cui quello che sta difficile non è solo intubarli, ma anche ventilarli. Uh-huh. Allora, in quel caso, svegli. Respiro spontaneo significa, okay, non svegli. Può essere dexmedetomidina, può essere videolaringoscopio da sveglio, può essere fibroscopio da sveglio, può essere tracheotomia da sveglio, può essere ECMO, sì, da sveglio. Ok? Diciamo che la pratica di indurre con l'ipnotico, valutare come ventila il paziente e poi fare il curaro potrebbe essere condivisibile. Diciamo che lo è stato, lo si usa ancora in tante altre situazioni. Io diciamo sono totalmente contrario alla pratica di fare solo l'ipnotico e un filo di analgesico e mettere dentro il laringoscopio, cioè la cosiddetta first look. Dicevo, guardo col Diprivan, se vedo curalizzo. Su, okay, questo io non sono d'accordo. Perché, okay, molto spesso rischi di fare al paziente una laringoscopia su un piano di anestesia che non è ottimale, rischi che gli viene l'infarto, la tachicardia e il laringospasmo inutilmente, e comunque non puoi essere obiettivo, perché senza curare e non profondo, tu vedrai sempre peggio di come sarà. Ok? Ok, grazie. Ti puoi sentire più confortata all'idea di dire io faccio il Diprivan, se lo venti lo curalizzo. Mm-hmm. È un conforto però, ripeto, relativo, perché... se un paziente che ha una tonsilla linguale iperplasica in cui tu non hai fatto l'anamnesi e niente, per cui tu ignori che lui soffre di sleep apnea e tutto quello che vuoi, sembra che gli fai il Diprivan, se fai il Diprivan e ti dà quei 3-4 minuti di apnea, sono più che sufficienti, se no lo ventili a far danno comunque, no? Quindi sì, io ancora una volta spenderei più tempo su una valutazione un po' più attenta e poi prenderei le mie decisioni. E a tal proposito, ritiene che lo stop bang lo dovremmo inserire nella nostra cartella e somministrare a tutti i pazienti in fase preoperatoria, a prescindere dal BMI? Ma guarda, diciamo che io una domanda di rimente la fai sempre, cioè lei soffre di malattie del sonno, di sleep apnea, di quello di quell'altro, cioè questo già ti discrimina i pazienti in quelli che o ce l'hanno o sanno di averlo. Hanno sentito, okay? Ok? Se poi c'è un paziente, diciamo, che ti incuriosisce, cioè, io non dico di fare a tutti lo stop bang, però ai maschi sopra i 50 anni, con un po' di sovrappeso, ipertesi, e gli domandi se russa la notte, e ti dicono sì, io lo stop bang, lo faccio. Ok, grazie. Ma poi avevi nominato il Sugammadex. Sì. Ok, allora stessa storia con Sugammadex. Io ti presento uno scenario che è un paziente che pesa 170 kg, in cui tu ti aspetti una difficoltà di intubazione, però dici, vabbè, guarda, io il videolaringoscopio lo so usare, ho il Frova, ho il Rocuronio e ho il Sugammadex. Ok, decidi di addormentarlo. Il paziente, abbiamo detto, pesa 180 kg, sleep apnea, ma lampati di 3 fisso. Ok? Mm-hmm. Io potrei essere d'accordo a usare il Sugammadex. Io potrei esserlo. Come te lo organizzi? Perché il Sugammadex qui funziona solo in base a come te lo organizzi. Quindi, preossigenazione. Sì. Intanto. E siccome è un paziente che è obeso e tutto, questa preossigenazione devi fare in ramped, quindi con almeno 25 gradi di inclinazione del letto, possibilmente con il trago allineato allo sterno, e se vuoi essere splendido lo devi fare a pressione positiva, quindi almeno CPAP. Almeno. Uh-huh. Dopodiché fai la tua dose di ipnotico, fai il Rocuronio, e io lo farei a sequenza rapida, quindi vicino vicino, ventili se c'è bisogno di ventilarlo, se hai un problema a ventilarlo, intanto metti una maschera laringea o proprio una laringoscopia, questo scegli tu in base al tuo feeling, uh-huh, ma se devi revertirlo, tu calcoli, hai fatto un RS, una, insomma, una dose standard da 1,2 mg per un paziente che ne pesa 170 kg,
se vuoi fargli il Sugammadex a 16 mg pro chilo, perché devi riportarlo velocemente alla realtà, 16 per 170, non so voi quale avete fiale da Sugammadex, ma insomma ci sta che ne devi aprire almeno una decina, no? Sì, perché tendenzialmente abbiamo quelle da 200 mg. Perfetto. Ci sono gli studi carini in simulazione per cui su pazienti obesi, che tu li prendi, perché sembra per la legge di Murphy in genere non ce l'hai lì, ma stanno nel cassetto dove c'è la confezione, che poi tu la apri e scopri che è metà vuota e così via, insomma, nella migliore delle ipotesi, da che lo prendi, lo carichi e tutto, se ne vanno, in alcuni studi simulati, fino a 11 minuti da quando tu decidi di usarlo a quando arriva a un T4, T1 recuperato al 100%. Quindi io dico, se il Sugammadex fa parte della tua strategia, devi avere due certezze. La prima è che hai un piano B per ventilarlo, quindi una maschera Lingeo, quel che vuoi. La seconda, devi averlo precaricato in siringa e accanto al paziente nel momento in cui tu decidi che la tua strategia è contare sul reversal. Mm-hmm. Poi dici, non l'ho usato perché l'ho intubato, pazienza, lo condividerai con le altre sale operatorie, lo regalerai ai tuoi amici, lo userai al risveglio, okay? Ok? Però di giusto dovrebbe essere precaricato, perché negli 11 minuti che ti servono per prepararlo, iniettarlo, aspettare che faccia effetto, il cervello muore. Mm-hmm. Il cervello muore due volte. Cioè, okay, il tempo di morire due volte. Grazie. Prego. Massimo, una domanda. Soprattutto gli anestesisti vecchia scuola, in una situazione del genere, come questa che ci hai presentato tu adesso, farebbe il midarine. Cosa ne pensi? La stessa musica. Cioè, piuttosto usare il midarine e il bridion, il midarine, insomma. Sì, beh, allora guarda, anche qui crediamo, faccio una premessa. Io non amo il rocuronio. Io sono nato con il Tracrium e il Cisatracurium, per intenderci. Ho usato anche il Mivacron, ho usato il Norcuron e soprattutto ho usato il Pavulon, che era il bromuro di pancuronio, che era una dose settimanale, cioè la facevi lunedì che decuralizzava verso mercoledì. Ok? Io non amo il rocuronio perché, come curaro, ha una cinetica piuttosto imprevedibile. In base alla funzione d'organo, ci sono soggetti che gliene fai 1,2 mg pro chilo e quando li intubi si alzano dal letto, e soggetti che gliene fai 0,6 e dopo 6 ore di intervento sono ancora curalizzati. Io però dico sempre che la cosa bella del rocuronio è il Sugammadex. Ok? Poi guardiamo ai numeri. Rocuronio 1 e 2 di fatto ha lo stesso onset della succinilcolina. Uguale. Diciamo che tra 80 e 90 secondi hai un T4-T1 su cui intubi. La succinilcolina ha una serie di controindicazioni, il potassio, l'ustione, quel che vuoi, le malattie muscolari, l'ipertermia maligna, ti fa bene le fascicolazioni sullo stomaco pieno, possa essere un ulteriore motivo per inalare. Insomma, io in vita mia la succinilcolina l'ho usata solo una volta. E l'ho usata con un chirurgo laparoscopico talmente bravo che mi fregò la prima volta in casa di cura, io gli facevo il Tracrium e lui dopo 8 minuti ha finito, e quindi è stato lì a aspettarlo. Negli altri gli facevo la succinilcolina in drip, perché era l'unico modo per stargli dietro. Poi personalmente, se io mi aspetto una difficoltà di ventilazione o quant'altro, tra fare il rocuronio o la succinilcolina e rispettivamente antagonizzarlo, aspettare che passi, preferisco intubarlo dal sveglio, mi levo il pensiero. Nel caso in oggetto, io dico rocuronio o succinilcolina. E anche una questione di gusti, una questione di abitudini, di conoscenza dei farmaci e delle risorse. Indubbiamente, anche con la succinilcolina, ragazzi, cioè, io non so quanto voi siate cinici o masochisti, però se un paziente gli fate la succinilcolina, immagino che gli facciate anche un profumo di fentanyl, adesso dire mi fende, perché voi soprattutto un po' di propofol, etomidate, chetamina, pentotal, insomma un agente ipnotico glielo fate, no? Ora, sì. A 90 secondi voi avete le condizioni per intubare, dopo 2 minuti la succinilcolina reverte, il Sugammadex ve lo siete preparati prima, idem, però il problema è che dopo 2 minuti a quello gli torna un T4-T1, quello ritorna a fare l'adduzione dei vocali, l'adduttore del pollice torna al suo posto, ma se gli avete fatto anche un ipnotico, quello ancora la depressione respiratoria centrale, se non riuscite a ventilarlo con un problema di ossessione all'aria aerea, continuerete a non riuscire a ventilarlo, no?
Quindi la domanda vera da porsi è sempre la stessa. Lei, il quadro clinico, anatomico, fisiologico del paziente, poi vi dovete porre solo la domanda: glielo levo o non glielo levo il respiro spontaneo? Se la decisione è di levarglielo, potete usare succinilcolina, rocuronio, pancuronio, vecuronio, quel che volete. Quindi la vera domanda è da farvela prima. Che ripeto, se poi voi dovete star col patema, se lì c'è una difficoltà di ventilazione, se c'è una problematica di quella natura, se poi non passa la maschera di Ingea, no, non è importante quale curare abbiate fatto, il problema è che lo avete fatto, ripeto, soprattutto perché non lo fate da solo. Quindi, il baricentro è un po' da spostare. Io personalmente tra rocuronio e succinilcolina preferisco il rocuronio, anche perché il reversal ce l'ho, non è spontaneo, non dipende dalle colinesterasi, dalla febbre, dalla sepsi o da quello che volete, ce l'ho titolabile, dosabile, e quindi ho anche il mio time frame, quindi preferisco sicuramente il rocuronio. La succinilcolina oggi solo su una cosa rimane imbattuta, che è il trattamento diciamo dei casi estremi del laringospasmo pediatrico. Per tutte le altre cose, anche sulle cochlear review e quant'altro, è nella migliore delle ipotesi equivalente al rocuronio, a 1 e 2. Grazie. Mentre per quanto riguarda i presidi sovraglottici, perché ce n'è tanti tipi, vabbè, anche lì una visione generale. E ce ne sono veri e ce ne sono finti. Io faccio sempre l'esempio della IGEL. Allora, mettila così. Intanto i presidi sovraglottici li possiamo scremare, perché ci sono quelli di prima generazione e quelli di seconda generazione. Oggi si dovrebbe pensare di usare solo quelli di seconda generazione, cioè quelli che hanno un eccesso gastrico. Ok? Poi nell'ambito dei presidi di seconda generazione è meglio scegliere quelli che hanno un eccesso gastrico degno di questo nome piuttosto che quelli che ce l'hanno fasullo. Io per esempio la IGEL non la considero al 100% una seconda generazione, perché sfido chiunque a infilare un sondino nasogastrico nel canale della IGEL. Ok? Mi sentite o no? Sì, sì. Ah, ok. Sì, sì. Ma anche il sondino di aspirazione è difficile da infilare dentro la IGEL, onestamente. Perfetto, quindi deve essere molto piccolo, non è una grande aspirazione. Esatto. Diciamo che il concetto importante è comunque seconda generazione, perché seconda generazione significa che oltre ad avere un accesso gastrico, il classico accesso alla laringe, sono più protettivi rispetto alla laringe perché hanno un accesso gastrico. Accesso gastrico stricto senso non significa che ci devi poter mettere un sondino da 16 French per aspirare i pezzettoni di polpo, ok? Significa avere una via di depressurizzazione del contenuto gastrico, nel senso che se lo stomaco è disteso da aria, da contenuto, da quant'altro, il fatto che ci sia un canale più o meno ampio che permetta a quella sovrappressione di uscire all'ambiente esterno minimizza il rischio di rigurgito. Questo è il principio dell'accesso gastrico. Poi, se questo accesso gastrico è anche grande abbastanza da consentire l'inserimento di un sondino e di svuotare quantomeno la parte fluida, capite bene che è un vantaggio. Io diciamo che personalmente credo che l'uso dei dispositivi extraglottici anche qui funzioni davvero bene se voi li usate nella routine. Quindi se siete abituati a usare nella routine, vi salveranno la volta che avete la difficoltà. Se volete una maschera in gel, aprite per la prima volta su un cesareo in cui non riuscite a intubare con sofferenza fetale, non vi aiuterà granché. Poi, dispositivi di seconda generazione ormai sono universalmente accettati e riconosciuti, quindi se voi siete di notte a Partinico, non so se è grande o piccolo l'ospedale di Partinico, immagino che non sia enorme, e che, non so nemmeno se c'è l'ospedale, ma voglio dire, piccolo ospedale periferico, di notte, 3 di notte, cesareo urgente in una paziente che non può fare la spinale, ha una preeclampsia o un'eclampsia conclamata, che ha appena finito di mangiarsi un piatto di pasta con le cozze e voi fallite la laringoscopia, se c'è dichiarata urgenza o emergenza quod vitam per la madre e o per il feto, si condivide col team, dice: signori, io ho 10 minuti o non ho 10 minuti? Perché se io ho 10 minuti prendiamo una via meno a rischio, se io non li ho andiamo avanti ad alto rischio, ma lo decidiamo tutti insieme, quindi si va avanti anche in maschera facciale. Molto meglio se in questo stesso quadro metti una maschera in gel di seconda generazione,
che ti protegge un po' dall'aspirazione, direi anche abbastanza, soprattutto se te ne metti dentro una che magari ti fa anche intubare, e quindi intanto recuperi la ventilazione, gli fai tirare fuori il pupo o quel che sarà per essere, e poi a bocce ferme con il broncoscopio ci intubi attraverso. Questo è il concetto. Poi, nella quotidianità, io le uso per fare tante cose, dalla quadro normale, alla laparoscopia, alla posizione prona, ma queste qui sono cose che richiedono un po' di esperienza. In teoria è più facile mettere un dispositivo sovraglottico che un tubo. In pratica è più difficile gestire un dispositivo sovraglottico che non un tubo. Archibrain, quello che ha inventato la maschera in gel, diceva, sai, col tubo e con la maschera c'è una grossa differenza. Che se metti un tubo possono dormire sia il paziente che l'anestesista. Con una maschera in gel uno dei due deve essere sveglio. Quindi questo è il concetto. Chiaro. Io volevo chiedere... fare una domanda, solo un chiarimento, scusami se ti ho anticipato, sulla superiorità della succinilcolina nell'aringospasmo pediatrico. Io ho sempre utilizzato comunque il bromuro di rocuronio, anche per le mie 300 tonsille quando ho fatto l'anestesista dell'otorino per un po' di anni, e non ho avuto i miei 4-5 casi di laringospasmo che sono riuscito a trattare ovviamente col beta 2 agonista, con l'adrenalina. L'adrenalina anche sottocute, però mi sono fortunatamente regrediti. Me lo chiarisce questo concetto? Allora forse ci sono stato poco chiaro. L'ho usata anche in drip la succinilcolina, ovviamente non, quando non avevamo il su Gammadex, però oggi come oggi no, beh, io non lo rifarei, ovviamente io non lo rifarei perché diciamo ho avuto significative contrazioni diciamo dei vari sfinteri distali usando la succinilcolina in drip, perché comunque ti dà bradicardie significative, insomma non è un farmaco facile. Invece, chiarendo la tua domanda, io posso stare infelice. Allora, il laringospasmo pediatrico e la succinilcolina significa non che se fai la succinilcolina o se fai il rocurone non ti viene lo stesso, no, io mi riferivo al fatto che nel trattamento del severo laringospasmo resistente alla broncodilatazione, al vapore anestetico, all'adrenalina per sottocute, per vena, l'ultimo step è rappresentato dalla succinilcolina, cioè curarizzare completamente il paziente per rimpadronirsi della via aerea, perché la succinilcolina, al di fuori dei meccanismi reattivi, spegne l'attività muscolare che ti sostiene il laringospasmo. Ok? Quindi questa era quando io ho detto che l'unica indicazione se me insostituibile al momento è quella. Ok? Ok, poi, grazie. Sulla gradualità del trattamento del laringospasmo pediatrico siamo d'accordissimo. Né, chiedo scusa perché poi state infelice, perché come ho detto, non è che la succinilcolina fa venire il laringospasmo pediatrico, no. La maggior parte dei laringospasmi pediatrici vengono da inesperienza, dico la maggior parte, perché levi il tubo troppo tardi o troppo presto. Tutto qua. Dottore, io avrei una richiesta di chiarimento, non so se è opportuno o meno. Io personalmente, penso anche ai miei colleghi di primo anno, non ho mai visto un'intubazione da sveglio, quindi volevo sapere se in maniera breve potevamo un attimino descrivere la procedura e parlare delle controindicazioni e dei limiti. Allora, scegliete un volontario sano, magari uno che vi sta antipatico, e gliela facciamo se volete in diretta. Aspetta che... Sì, a grandi linee, capisco che è tardi, dico... Io no, no, no. Di che stiamo parlando. Allora, aspetta che vedo di trovare una... Oh, mi devo ricordare chi era che lo faceva. Così, facciamo prima. Allora, vediamo se possiamo vedere. Lo so, vi apro insieme a voi, quindi cerco di ragionarli insieme a voi. Allora, facciamo così. Allora, no, aspetta. Voi siete qua. Mi dispiace che l'ho fatto alzare dal divano. No, no, quale, ragazzi? Io smondo dalla notte e vivo ormai, diciamo, non vivo a casa per via di sto diavolo di virus. Per cui sono in questo residence dove spendo molto tempo seduto al computer a scrivere, a lavorare, fare e dire, no? E queste sedie sono di una scomodità mortale. Ragione per la quale...
ogni tanto passo al divano. Allora, dunque, vedete il mio schermo o no? Non si vedono le slide, si vede tutto nero per ora. No, no, no. Ok, allora aspetta, vediamo se riesco a farvi vedere questo. Allora, condividi lo schermo. Eccola qua, scheda Chrome. Dovrebbe essere questa. Ok, la vedete? Sì. Perfetto. Allora, questo è, lo scopriamo insieme. È un'intubazione col broncoscopio fatta al primo anno, cioè fatta qui da uno studente di primo anno. Se ingrandisco così la vedete pure, sì? Sì. Ok. Allora, l'intubazione col fibroscopio sostanzialmente è una procedura che ci metterete una ventina di minuti a farla. Di questi 20 minuti, 5 vi servono per intubare e 15 per far bene un'anestesia topica. Ok? L'anestesia topica significa anestetizzare adeguatamente o il naso e o la bocca e la laringe e la trachea. Allora, in teoria, un'adeguata preparazione per l'intubazione col broncoscopio si fa con gli atomizzatori che spruzzano nel naso le varie soluzioni di anestetico locale, se non ci sono controindicazioni, adrenalinizzato. Quindi che sia un po' di carbocaina oppure lidocaina, io personalmente uso lidocaina e un ventesimo di una fiala di Effortil. Cioè io diluisco l'Effortil a 20, l'etilefrina, e ne uso un cc mischiato alla lidocaina per sfruttare l'effetto vasocostrittore. Il paziente ha anche la sensazione di respirare meglio e soprattutto la mucosa si asciuga. Poi si può fare dell'atropina in muscolo, il paziente non ve ne sarà grato perché fa un po' male, ma è utile perché vi asciuga la secrezione salivare. Dopodiché potete usare, ripeto, l'atomizzatore o i tamponi per andare un po' in fondo nelle coane e anestetizzare quelle. Poi io uso l'ecocaine degli endoscopisti, con qualche spruzzata sulla bocca fino ad arrivare giù all'ipofaringe. Potete far fare ai pazienti dei gargarismi con la lidocaina, quella che non sputa e ingoia, tanto viene limitata dal primo passaggio epatico, e avete fatto tutta, diciamo, la parte esterna. Se siete splendidi potete fare anche la transcricotiroidea, quindi cercate la membrana cricotiroidea, la pungete con una agocannula, mettete dentro questa agocannula e attraverso la agocannula spruzzate dentro un po' di lidocaina. Il paziente tossisce come una bestia, però quella tosse sparge tutto l'anestetico locale anche alla parte più critica, che è la faccia inferiore delle corde vocali e la prima parte della mucosa tracheale. A questo punto prendete il broncoscopio, ci caricate dentro il tubo, e qui poi si apre una parentesi, perché c'è chi dice scope first e c'è chi dice tube first, cioè voi potete prendere un broncoscopio, ci mettete il tubo, passate col broncoscopio dal naso, arrivate in trachea e poi il tubo non passa dal naso. Bestemmia in aramaico. Allora c'è chi dice, aspetta, mettiamo prima il tubo nel naso e poi passiamo col broncoscopio. Nessuna delle due tecniche è brillante, perché in realtà se tu metti prima il tubo nel naso, se poi sanguini ti sei complicato la vita. Io uso sempre un broncoscopio da 4,5 e un tubo da 7 o 6,5, non mi importa che sia un tubo enorme, tu con un 6,5 un adulto lo vendili tranquillamente. Se poi hai difficoltà, dopo che è anestetizzato, posso sempre cambiarlo con uno scambiatubi. Quindi io faccio sempre scope first, quindi entro col broncoscopio su cui ho caricato già il tubo. Più vicina è la differenza tra il diametro del tubo e il diametro del broncoscopio, meno c'è il rischio che questo tubo vada arenandosi o incastrandosi da qualche parte. Quindi ho fatto la mia premedicazione con atropina, ho fatto l'anestesia topica, entro col broncoscopio dal naso, scegliendo la narice più pervia. Chiedo al paziente di respirare dall'uno o dall'altro, quella più pervia, entro. Avanzo, vediamo se qui nel video si vede. Voi vedete sempre il mio schermo, no? Sì. Ok. Sì. Allora, qui lui sta entrando dalla bocca. Il paziente è sveglio, facciamo vedere che sia dal naso. Andando da lì, voi vedete le vostre strutture. Uno dei trucchi, qui ve lo dice, di tenere sempre il vostro bersaglio al centro dello schermo. Avanzate, io ho l'occhio allenato, riconosco là in fondo l'epiglottide, la vedete in fondo lì al centro di quell'immagine, quel bordino libero che si vede, è l'epiglottide. Quello che vedete a destra e a sinistra sono le pliche della base della lingua. Il nero è l'esofago e l'ipofaringe. Costui qui avanza timidamente e lentamente, perché il segreto del broncoscopio è andare avanti lentamente. E ha appena passato le corde vocali e sta visualizzando, questa è la membrana cricotiroidea
e subito sotto si dovrebbero vedere gli anelli tracheali. Quindi in questo momento lui non sta riuscendo ad andare dritto e va contro la parete. Si faccia telecronaca in diretta, mi sento uno di quelli del calcio lì. Eccolo qua, questo è già anelli tracheali, vedete quella è la cricoide. E andando un po' più giù, se costui ce la fa, già mi mangiano le mani, andrei a prendere il broncoscopio io. Vabbè. Dunque lui è entrato in trachea e a questo punto sta spingendo avanti il tubo. Mi fermo, vedete che la signora non gradisce molto questa manovra, vedete che arriccia gli occhi, il naso e tutto, perché in realtà quando si arriva davanti alle corde vocali, per completare l'anestesia bisognerebbe sfruttare il canale operativo del broncoscopio e mandare dentro un po' di anestesia locale. Anche qui il paziente tossisce, ingoia tutto e poi noi possiamo riuscire a fare tutto. L'intubazione col broncoscopio non si fa come la sta facendo lui, perché lui ha appena passato le corde vocali. Invece, quando si fa l'intubazione col broncoscopio, voi con la fibra dovreste vedere la carena. Vedete la carena, vi fermate lì e poi fate scivolare il tubo usando il broncoscopio come se fosse un Seldinger, come se fosse una guida. Vedete, quindi lo fate scivolare lì e lui va al suo posto. Meglio avete fatto l'anestesia locale, meglio il paziente lo tollera. Potete fare una sedazione. L'importante è che l'agente che usate per la sedazione sia scelto sul caso specifico. Cioè, se è un paziente in cui voi vi aspettate grosse possibilità di desaturazione o di non ventilabilità, pazienza, fate bene l'anestesia topica e non sedateli. Perché se li deprimete, soprattutto per tono muscolare o per respiro spontaneo, vi trovate nei guai. Viceversa, se usate una soluzione alternativa, quindi con la dexmedetomidina, un po' di remi, un po' di midazolam, quello che sarà per essere, riuscite a migliorare la compliance del paziente. Adesso aspettate un attimo, vedete l'altro video o no? No, in questo momento no. Ok, aspetta che ricondivido. Massimiliano? Dimmi. Volevo chiederti, Francesco, chiederti, ma perché preferire la via nasotracheale a quella orotracheale con l'intubazione col fibro? Allora, diciamo così, allora, in molti casi la via nasale è una scelta obbligata, perché tu scegli l'intubazione col broncoscopio perché il paziente non apre la bocca, no? Quindi sei costretto a passare dal naso. In molti casi la scegli perché c'è un tumore, una patologia del cavo orale, quando andato dove il chirurgo deve lavorare, quindi tu passi dal naso per questo. A prescindere da questo, la via nasotracheale ha il vantaggio che, siccome ha un'impalcatura ossea e segue una certa curvatura, quando voi col broncoscopio passate, il naso vi indirizza il tubo. E passare con il tubo e il broncoscopio con la bocca, il paziente magari muove la lingua, il paziente poi tende a ingoiare, la lingua va a chiudere il canale o lo spazio da cui dovete passare, non è sempre facile. Cioè, per me è molto più facile lavorare per via nasotracheale che non per via orotracheale. Poi, di volta in volta, si può fare tutto. Il video lo vedete adesso? No, purtroppo no. Vediamo l'icona del... Penso stia caricando, penso. Come? No, penso stia caricando perché c'è l'icona del monitor del computer, però adesso non si vede più. No, no, aspetta, credo che dipendesse da me, credo che così dovreste vederlo, sì. Sì. Sì, vedete o no? Sì, adesso sì, vediamo. Adesso sì. Perfetto. Allora, questo è un volontario sano che evidentemente si sta facendo intubata sveglia. Allora, questo che vedete qui è l'atomizzatore che vi dicevo prima, ok? È un atomizzatore collegato a una siringa e gli hanno buttato dentro il naso un po' di lidocaina. Una situazione un po' spiacevole, un po' amara, ma niente di che. Allora lui mette una bassa lingua per testare la sensibilità della base della lingua, ma suppongo che adesso con lo stesso atomizzatore o con qualcosa di simile gli manderà... Ah no, lui si è spalmato, ecco, del gel di lidocaina. Adesso stanno mettendo una cannula nasofaringea che è cosparsa anche questa di gel lubrificante e lidocaina. Io questo passaggio non lo faccio mai perché poi ti si imbracchia tutto il broncoscopio. Lui non sembra aggredire moltissimo, vado avanti solo per farvi vedere cosa sta facendo. Ok, qui sta dimostrando che ha una adeguata topicalizzazione della mucosa. A questo punto vedete il tubo sul broncoscopio, lui entra, vedete, sta facendo lui tube first,
vedete che ha messo prima il tubo del broncoscopio? Quindi lui vuole essere sicuro che il tubo passi. Io normalmente passo col broncoscopio, poi faccio scivolare il tubo. La mucosa nasale è anestetizzata, lui addirittura qui sta collaborando. Vedete in basso, qui, in basso a destra, vedete ciò che vede l'operatore. Quindi lui qui cosa ha fatto? Ha appoggiato il tubo alla cavità nasale, così non deve tenerlo in mano, perché sta usando lui un fibroscopio piccolino. Lui lo aiuta e voi qui vedete. Allora, questo che c'è qui sono rispettivamente il setto nasale, qui alla vostra sinistra, e i turbinati alla vostra destra. Qui funziona come il sondino, devi avanzare dritto e poi a un certo punto devi guardare in basso. Quindi ecco qui in fondo le coane, quella è il rinofaringe, appena passate nel rinofaringe si guarda giù. Ecco, questo qua è il rinofaringe, orofaringe, e riconoscete lì l'epiglottide. Allora lui sta intubando come fanno gli otolini e i toracici, quindi stando al davanti del paziente, quindi la visione che ha è upside down, quindi voi vedete la laringe con l'epiglottide, la vedete in basso, esattamente al contrario rispetto a come siete abituati a vederla con il laringoscopio, ok? Ma questa è l'epiglottide, questa qui è la base della lingua, questi sono i recessi piriformi, queste sono le aritenoidi e qui dietro c'è l'esofago. Adesso si vede molto meglio. Epiglottide, aritenoidi, queste sono le cartilagini corniculate, le aritenoidi, i processi ariepiglottici, i seni piriformi, l'esofago. In questi casi, vedete qui benissimo, epiglottide, questi sono i vestiboli del Morgagni, false corde, vere corde, cartilagini corniculate, aditus tracheale. In questi casi, quando il paziente respira da solo, voi potete anche chiedere di fare un bel respiro, così le corde vanno in adduzione e viene più facile passarci dentro. Il paziente adesso lo farà. O gli dice di fare una bella vocale, o di fare un bel respiro. Vedete che le corde sono ben aperte, sta respirando normalmente, e vedete, scusate, guardate la manina qui dell'assistente, si è collegata al canale di lavoro del broncoscopio e sta iniettando l'anestesia topica, quello che vi dicevo prima. Questa tecnica si chiama spray as you go e serve per anestetizzare la faccia superiore del piano cordale. Qui si perde l'immagine perché è tutta l'anestetica locale che sta andando sulle corde, lui tossisce un po' o ne è infastidito, ma la sensazione passa subito, il vantaggio che avete addormentato le corde vocali, soprattutto il piano cordale. A questo punto lui lascia il tempo all'anestetico di fare effetto, si avvicina alle corde vocali e passerà col broncoscopio in trachea. Allora, riconoscete qui questa superficie traslucida sotto il piano cordale e la cartilagine cricoide. Qui non si sbaglia mai. Qui vedete la transizione dalla cartilagine cricoide, quindi al primo anello vero intero della trachea, agli anelli tracheali veri e propri che sono interrotti nella parte posteriore perché c'è la pars membranacea. Colpo di tosse ha sputato fuori il broncoscopio, vedete? Questo succede. Io gli avrei fatto, e lei glielo sta facendo, un altro po' di anestesia locale. Evidentemente non lo odiano fino in fondo, sono anche molto cordiali perché come vedete stanno usando un tubo piccolino. Questa è un'altra manovra che può aiutare a far tirare fuori la lingua al paziente o farlo vocalizzare, perché questo in genere fa aprire le corde vocali. Si sta posizionando il tubo, questa è fantascienza American style, posso farvi vedere il momento in cui, ok, lui sta facendo avanzare un po' il tubo nelle coane, vedete, lasciando ferma la posizione, questo normalmente si fa solo dopo che voi avete raggiunto la trachea, però ecco, eccoci qua, vedete qui, lui con un colpo secco
passa attraverso le corde vocali con il fibroscopio. Quindi il tubo è davanti all'epiglottide, vedete? Ragazzi, è fatta una tecnica mai vista, questa intubazione da sveglia. Comunque, eccole qua, commissura anteriore, cartilagine cricoide, anelli tracheali. Laggiù in fondo vedete la carena. Io in genere in questa fase butto un po' di anestetico dentro per essere sicuro che sia tutto a posto. E appena ho la visualizzazione della carena, si spinge il tubo. Quello che stanno facendo loro. E a questo punto l'intubazione è confermata nel momento in cui voi vedete insieme col broncoscopio gli anelli tracheali e il tubo. Vedete? Qui siete sicuri di essere... di aver intubato il paziente, si tira fuori il broncoscopio, si cuffia e a questo punto mettete a nanna il paziente. Non lo addormentate mai prima di aver cuffiato il tubo, cioè prima di essere sicuri che il tubo è al suo posto e che c'è il ritorno di CO2. Ok? Ok, grazie. Questo è bene o male come funziona l'intubazione a sveglio. Poi ci sono tanti discorsi intelligenti da fare, però il principio è questo, di mettere il fibroscopio tra le corde vocali e in trachea e di usarlo come un sellinger per farci scorrere sopra il tubo. E come sedazione cosa preferisci, il Dexdor? Dipende. In era pre-Dexdor io in genere mi trovavo benissimo facendo al paziente un bel antistaminico, quindi mezz'ora prima di andare a fare l'intubazione ci facevo il muscolo, mezza fiala di atropina e un po' di farganesse. Arrivavano belli asciutti e semirinco. Poi in realtà de gustibus, puoi fare un filo di midazolam, poi c'è chi usa il remifentanil, che il remifentanil ha il gran vantaggio di non farli tossire, però a me non piace molto perché può venire la rigidità e quant'altro. Diciamo che io raramente le faccio in sedazione, l'intubazione col broncoscopio. Faccio bene l'anestesia topica e con un po' di pazienza e senza fretta il paziente la tollera. Specialmente se gli spieghi perché la stai facendo, cosa devi fare. Se no il Dexdor va benissimo, un po' di midazolam, si può usare anche un filo di propofol. Cioè l'obiettivo è comunque mantenere il respiro spontaneo, ecco. Ok. Mi chiedono a questo proposito... perché non considerare la chetamina associata a una premedicazione antisciarova? È proprio perché la chetamina li trasforma in dei pitbull. Io non so se voi l'avete mai usata, ma quando io addormentavo i bambini per fare le risonanze con la chetamina ci voleva un aspirapolvere in bocca per tirare via la quantità di saliva e di secrezioni bronchiali che tiravano fuori. Torno a dire, voi non dovete mai considerare la sedazione come un succedaneo di un'anestesia locale fatta male. Perdete più tempo a far bene un'anestesia topica e non vi servirà alcuna forma di sedazione. Se no, ripeto, oggi il Dexdor è una favola per intubarla. Sì, ditemi. Sì, dottore, ho sentito parlare all'ESRA dell'intubazione da sveglio con videolaringo, chetamina con l'atropina ovviamente fatta in modo da evitare la scialorrea. E appunto prima ho usato la chetamina, ma in caso di utilizzo del videolaringoscopio, perché magari è più ancora più traumatico, non so. Ma no, in realtà, ripeto, io la chetamina non la userei proprio come agente sedativo. Sempre intubazione da sveglio sto parlando. Sì, intubazione da sveglio io non userei la chetamina. Il videolaringoscopio, guardate che intubare da svegli col videolaringoscopio è molto più facile che intubare da svegli col broncoscopio. Perché col videolaringoscopio vedi meglio, vedi tutte le strutture, l'anestesia locale te la fai sotto visione, nebulizzi. Se usi un videolaringoscopio non devi nemmeno metterci forza, perché ti serve solo per guardare. Hai lo spazio dove muoverti, chiedi al paziente di fare un bel respiro, metti il tubo ed è fatta. Quindi l'intubazione col videolaringoscopio da sveglio oggi sta avendo molto successo e devo dire che funziona anche abbastanza bene. Certo, se il paziente non apre la bocca c'è poco da fare. Okay. Ma in quel caso dico la sedazione ha un ruolo importante. Ridondante. Io la sedazione, ripeto, in quei casi o usi un po' di Dexdor,
davvero funziona bene, perché non ti deprime mai il respiro e ti lascia il tono muscolare. Ok. Dottore Sorbello, volevo fare una domanda. Sì, 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 ce n'è una in sospesa, non so se sei tu che la stavi facendo. Forse. No, dico, mettiamo caso che io, anestesista inesperto, mi trovo davanti a un'intubazione difficile e non prevista. Mm-hmm. Riesco a intubare con l'aiuto dei presidi, l'aiuto di un anestesista mm-hmm. anziano, quindi l'intervento si fa e si procede. Magari mm-hmm. Si è fatto un po' di edema, mm-hmm. insomma, si è fatto anche un broncospasmo, comunque l'intervento prosegue. Poi mm-hmm. nel momento in cui io devo stubare, non ho la possibilità di fare un risveglio protetto e io mm-hmm. Sono completamente sola e devo svegliare il paziente e mandarlo in reparto. Mm-hmm. Ora, quali sono gli accorgimenti che posso adottare per, diciamo, comunque essere tranquilla, sapendo di avere queste vie aeree difficili? Posso in quel caso lasciare un introduttore? Può essere una strategia? Allora, ci sono diverse tecniche per l'estubazione protetta e credo, insomma, eravamo rimasti con Elisa, che dedicheremo a questo capitolo una lezione intera. Okay? Sì, la prossima lezione sarà dedicata all'estubazione. Esatto. Aggiungo, okay. Aggiungo anche da questo punto di vista che se tu hai un'intubazione che si è presentata così difficile, per cui poi senti il bisogno di fare un'estubazione protetta, che sia con un catetere scambia tubi, con quel che vuoi, mm-hmm. considera sempre che la scelta più logica o più saggia non è, almeno io non farei la scelta di mandarlo in reparto, ma io lo terrei mm-hmm. in rianimazione o in parto. Sì, io penso in caso, diciamo, estremo, non c'è la possibilità di guardarlo, al massimo me lo possono guardare 2 ore in PACU e poi, diciamo, non ho il posto di rianimazione, non ho niente. Sì, ok, diciamo che in quel caso, stiamo parlando di una via aerea veramente difficile, che magari sarebbe stato più opportuno identificare prima e programmare prima, perché anche una via difficile può essere un'indicazione al ricovero in terapia intensiva post-operatoria, ok? Certo. Mm-hmm. Fatto salvo questo, diciamo che comunque una finestra di 2 ore, ne parleremo poi con più precisione, ma normalmente una finestra di 2 ore ti mette al riparo da molte casi in cui poi serve la reintubazione, cioè se dopo mm-hmm. 2 ore non è successo nulla, mm-hmm. sei abbastanza serena che è difficile che risucceda, a meno che non parliamo di chirurgia sanguinaria del collo o di certi casi di tiroide, lì le finestre di reintubazione arrivano anche a 8 ore. Però, ripeto, questo è un argomento poi sarà esatto, sì. Lo trattiamo più in maniera più approfondita, perché insomma, lì c'è da fare un po' di ragionamenti in più, diciamo. Vabbè. Che uno non dovrebbe arrivare alla certo, condizione di arrivare a quel, certo, vista, a quel punto, perché poi sei costretto a doverti inventare tutto, no? Mm-hmm. Va bene, grazie. Ragazzi, io direi di lasciare a riposo il dottore Sorbello. Sì, altrimenti lo... Posto al Presidente del Consiglio per fare gli annunci sulla lockdown in Italia, questo è bene che lo sa. Non ho capito, oggi c'è Conte? Al posto di Conte. Ah, ok. Va bene, non c'è problema. Io sarei un po' più rigoroso di quanto non è stato lui, visti i tempi che corrono, perché non so da voi, ma qui appena hanno cominciato a sentire che ci sarà il lockdown, si è scatenata l'ira di Dio, Non so da voi, ma qui l'hanno preso molto alla lettera. Sì. Idem. Anche qui, purtroppo. Io, diciamo, sarei stato in questo sentito più rigoroso, però vabbè, vedremo. Speriamo di sbagliare nei nostri scenari pessimistici. Tanto noi sembra là siamo lì. Diciamo che speriamo di no, ma li aspettiamo braccia aperte. Vabbè. Sì. Io ora magari poi Elisa... Ok, noi ci mettiamo d'accordo solo per WhatsApp appena i turni della prossima settimana per identificare un giorno per fare l'altra lezione. Va benissimo. E a questo punto cerchiamo di concentrarci sull'estubazione e magari la cricotiliotomia. Sì, questa sarebbe perfetto. Grazie mille. Io grazie, se volete, vabbè, se lo trovo, se trovo un link un po' più didattico e non, cioè meno peracottaro di quello che vi ho mostrato sulla intubazione da sveglio col broncoscopio, magari te lo mando per WhatsApp e poi così lo condividi. Lo giro a tutti. Benissimo, va bene. Ok, grazie. Perfetto. Allora, ragazzi, ci buone cose. Assolutamente. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie mille. Ciao, arrivederci.